Grazie a tutti voi per essere questa serata meravigliosa, nonostante il tempo, va bene, non ci ferma niente nessuno. Inizialmente quando ci avevamo proposto di parlare di questo argomento eravamo un po' titubanti, però abbiamo pensato, perché è sempre un argomento un po' controverso, perché poi si parla di tecnologia, si parla di frequenze radio, si parla di cose che in realtà non vediamo, ma anche in questo momento, come ci dirà poi il dottor Sacchi, ci stanno passando. Quindi questa serata sarà informativa. Servirà per prendere consapevolezza di un qualcosa che potrebbe essere un problema o meno, dipende un po' anche dalla sensibilità di ognuno di noi. L'importante però è capire, informarsi e rendersi conto che c'è eventualmente un problema. Nel momento in cui so che c'è qualcosa che esiste, nonostante non lo veda, ma c'è, e va a interferire in qualche modo con il mio corpo, con chi poi mi è accanto. Il fatto di saperlo mi permette già di comprendere, essere appunto consapevole di qualcosa che posso eventualmente fare. Ed è questo il senso di questa serata, proprio questo, il senso, il focus di questo incontro è proprio questo. Faccio parte di un'associazione che si chiama ACHEA, APS sta per Associazione di Promozione Sociale, che però in realtà vuole creare una comunità, si sta già creando una comunità. Proprio come un comune. Comunità sono una serie di persone che si mettono in gioco e mettono a disposizione quello che sanno, a disposizione appunto delle altre persone della comunità stessa. All'interno della comunità abbiamo molti condivisi, quindi le persone iniziano a comprendere cosa vuol dire e imparare a coltivare il proprio orto, ma assieme, sempre in comunità. Abbiamo un gruppo d'acquisto solidale, abbiamo la Banca del Tempo, e poi tanti altri gruppi, un tavolo, siamo strutturati in tavoli di lavoro, un tavolo legale, e tanti altri, tavoli medici, quindi operatori medici che lavorano in simbiosi per cercare di dare un servizio appunto agli altri. Ma non siamo soli questa sera, perché per creare questo evento abbiamo stretto collaborazione che in realtà non è legato solo appunto alle frequenze, in particolar modo al 5G, ma anche per altre cose, in particolare per quello che dicevo prima, insomma, gli ordini e quant'altro. Ci sono altre associazioni e gruppi all'interno, qui con noi, che hanno collaborato attivamente perché l'evento avesse questo successo, perché all'inizio avevamo avuto anche il dubbio del numero, ma quanto Marsala, con l'assessore Basso lo sa benissimo, e quindi però in realtà è un successo, nonostante poi il tempo, e siamo andati anche 9 buchi perché alcune persone purtroppo non hanno trovato posto in questo evento. Le associazioni sono, vado in ordine alfabetico, l'associazione Ancara, che è qui davanti, Natura Viva e Oltre Confine. Poi anche altre associazioni, altri gruppi che sono qui presenti, ci hanno dato una mano attivamente. Con loro non si ferma qui, ma è un lavoro che faremo anche un po' più avanti. Settimana prossima avremo un incontro, insomma, per continuare tutto. Se volete informazioni su Archè, abbiamo un sito www.archeaps.it, abbiamo un canale Telegram, Archeaps pubblico, se volete entrare in Telegram, cercate di iscrivervi. All'interno trovate tutte le locandine, gli eventi che facciamo, le facciamo bene, c'è un altro posto, ma comunque questo è un altro discorso. Questo è un luogo meraviglioso perché in realtà quelle due colonne che vedete sono due colonne romane che il Farsetti ha portato e poi ha costruito la villa e quant'altro. Ringrazio la giunta comunale, abbiamo qui la sindaca Natascia Rocchi che ci ha dato la possibilità a titolo gratuito di poter usufruire di questo luogo meraviglioso e l'assessore al commercio e all'attività produttiva, Daniel Basso. Se vuoi venire Daniel a dire due parole, ecco, si è speso dall'inizio alla fine Daniel per poterci dare questa possibilità e lo ringraziamo tutti. Sono Daniel Basso e questa sera vi do il benvenuto da parte mia, della nostra sindaca Natascia Rocchi, che è qui in prima fila con noi. Siete in tanti, devo dire che è sempre una grande soddisfazione poter organizzare una serata informativa come questa e vedere un teatro così gremito. E se la presenza è così numerosa questa sera, sicuramente il merito va allo spessore del nostro relatore.
anche all'enorme lavoro che ha fatto l'associazione Arche. E infatti voglio ringraziare le persone di Alberto Cattanella, Emilio Maello e Silvia Padrona e tutto lo staff di Arche che si sono spesi tantissimo e si sono impegnati per organizzare questo evento. Il Comune di Santa Maria di Sala negli anni ha sempre cercato di essere sensibile a tematiche dedicate come questa. E questa sera tra il pubblico, tra voi, c'è anche un ex amministratore comunale, il già consigliere Dino Zavan, una persona che negli anni si è impegnata con coraggio per portare avanti temi così sensibili. Temi sensibili perché quando si parla della salute delle persone non ci possiamo permettere il lusso di affrontare la questione con leggerezza o di prenderla sotto gamba, ma temi sensibili anche perché argomenti come questi spesso portano in superficie quelli che sono le contrapposizioni ideologiche e quindi noi questa sera per cercare di fare quanta più informazione possibile dando nozioni tecniche, dando nozioni scientifiche ci siamo voluti avvalere proprio della presenza del professore Achille Sacchi. Io devo dire che sono orgoglioso di vedere così tanta gente, sono ansioso anch'io di imparare, di portare a casa qualcosa, infatti sono venuto qui con lo spirito di godermi questa lezione e mi auguro che voi possiate fare la stessa cosa. Prima di congedarmi però voglio fare due cose in particolare. La prima è dare un piccolo pensiero, uno per l'associazione Arche, questo è un nostro presente, un nostro libro sulla statua del Caio Manlio, che è una statua che abbiamo restaurato qualche mese fa, una vecchia statua del Farsetti che nei meandri della villa abbiamo voluto rispolverare e rimetterla nella sua posizione naturale. Un altro lo voglio dedicare al professore Sacchi. E un'ultima cosa, come ho detto prima, il merito di questa serata va all'associazione Arche. Insieme a questi ragazzi abbiamo lavorato tanto, abbiamo trovato anche qualche piccola difficoltà, però se siamo riusciti a raggiungere un numero così importante e a portare dall'Emilia un relatore come Achille, il merito è tutto loro. Pertanto io vorrei chiedervi di fare un generoso applauso a questi ragazzi che sono meritano. Freme per parlare. Ecco, adesso do la parola ad Alberto Cattanella, che è un cittadino che semplicemente si è speso per cercare di capire cosa sta accadendo, cosa sono queste onde elettromagnetiche. Quindi passo la parola a te, Alberto. Buonasera, innanzitutto grazie per essere qui. Io non voglio parlare troppo perché poi assolutamente è giusto sentire il dottor Sacchi. Io sono, in primis, per chi si ricorda, io faccio il musicista e compositore, infatti giusto 10 anni fa ho una nostalgia proprio stasera, ero su questo palco con il chitarrista di Fabrizio De André, Giorgio Cordini, e un bluesman di Liverpool, Peter Bryce, per cui questo palco mi è molto, molto caro. E io proprio quindi con queste cose c'entro poco. Però, essendo diplomato in elettronica e il giorno che mi sono comprato il cellulare, che era aprile del 1998, mi sono subito informato, vi faccio vedere solo questo perché è un reperto storico che l'ho trovato oggi. Allora, in contemporanea mi sono comprato questo libro che è del 1996, Il telefonino di un giornalista che si chiama Paolo Attivissimo, che è attivissimo sia di cognome ma anche con il suo blog, penso da 30 anni circa. E sono sempre stato curioso sul tema, perché comunque mi sono chiesto, ma quello che non si vede fa bene, fa male? Quindi assolutamente io avevo e ho tuttora sete di sapere, oltre che di curiosità, perché sappiamo che insomma l'argomento è talmente vasto e quindi a questo punto io
volentieri cedo il microfono, non ho la chitarra, quindi non devo suonare, ma cedo volentieri il microfono. Grazie Alberto, magari una sera lo vedremo qui, insomma, che pensi? Prima di introdurre il dottor Sacchi, una informazione di servizio. Qui in ingresso vedete una cassettina dove potete dare un'offerta libera e consapevole, insomma, quello che volete, quello che potete. Andiamo al dunque. Abbiamo l'onore qui di avere il dottor Achille Sacchi, che è geologo esperto in elettrobiologia. Leggo perché sennò. Ha scritto anche due libri sull'inquinamento elettromagnetico, quindi direi di fare un grosso applauso al dottor Sacchi. Allora, presentazione molto rapida. Grazie per aver detto, abbiamo uno di spessore, forse intendeva che ho la pancia. Allora, io innanzitutto ho l'accento un po' romagnolo, come sentite, ma in realtà sono marchigiano, però non sono partito dalle Marche, sono partito da Thiene, perché io vivo a Giuliano, che è un comune vicino a Thiene. Ho fatto tantissime conferenze in Veneto, mi conoscete anche perché magari sono stato ospite alla Regione 5, piuttosto che a tanti. Mi ricordo 3 anni fa, forse quando ci si poteva ancora muovere, prima della pandemia, abbiamo fatto un incontro a Montebelluna, che riguardava sempre queste tematiche, c'erano 600 persone, e poi da lì è crollato tutto, e ci rivediamo qua con un po' di persone che vengono a vedermi, okay? Perché poi di fatto anch'io mi sono un pochino emarginato da questa lotta, io ho sempre lottato per i comitati, okay? Ma non contro i sindaci per presa di posizione, ho avuto anche i sindaci a favore, i sindaci a sfavore, perché è un argomento molto dibattuto, fondamentalmente perché come diceva lui prima, non riusciamo a vederlo, e quindi un doppio problema, perché è difficile spiegarlo, ma non avendo i sensi giusti per poterlo vedere, ascoltare, non usare, è questo il vero problema. Allora, io non nasco conferenziere, perché ho fatto conferenze perché sono un divulgatore, ma perché mi piace. Io sono uno che lavora in campo, io ho fatto indagini da 25 anni, quindi indagini con gli strumenti, vado nelle case, vado nei luoghi di lavoro e cerco di capire questo fenomeno. Quindi sono uno che lavora nel campo, poi ovvio, poi mi chiedono di parlare, ho iniziato a parlare di queste cose e mi muovono un po' dappertutto. E poi la fortuna che ultimamente ho molti collaboratori, mi ha creato un gruppo, come dicono anche gli estremi, che va in giro, anche loro vanno in giro per le case, cercare di far capire il problema, di schermare quando è possibile, tutte queste cose dovete qua. L'obiettivo mio di questa sera, cercherò di essere molto schematico, molto sintetico, perché l'argomento è veramente vasto, però non è quello di parlarvi di normative, di farvi, perché poi vi addormentate, già un'ora, siamo già alle 9:15. Io cercherò di farvi capire, di farvi toccare con mano cos'è l'inquinamento elettromagnetico. Perché solo capendo cos'è, uno può difendersi, può capire che vale la pena lottare per non farsi mettere ancora più antenne. Ok? Quindi vi spiegherò come lui si comporta. Okay? Perché quando noi sappiamo, conosciamo qual è il problema e cerchiamo di immaginarcelo, io ve lo farò ascoltare, ve lo farò toccare con degli esempi, okay? Allora a quel punto è più facile, perché vi ho dimostrato che esiste. Cioè, perché si chiama inquinamento oppure fenomeno elettromagnetico? Perché si è visto da tanti studi, non c'è uno studio che dice che no. Ci sono tanti studi che dicono che non è provato che fa così male, ma interagisce negativamente col corpo umano. Poi, che porti un tumore, che porti solo un disagio, qui c'è una grande discussione. Però nessuno studio, se me lo trovate sarei molto felice, dice l'inquinamento elettromagnetico, poi bisogna vedere di cosa si parla, perché l'inquinamento elettromagnetico sono tante cose che noi vedremo questa sera, non provoca nessuna interazione negativa col corpo. Io sarei felicissimo, ma non c'è nessuno studio per confermare. Gli studi dicono la disposizione è fa male da portarti un carcinoma, fa male da portarti una patologia tumorale, un problema al sistema nervoso, oppure crea dei disagi più lievi, ma il disagio lo crea. Okay? Quindi per farvi già capire che c'è molta discussione, però di fatto nessuno ha dimostrato che è innocuo. Allora, qui ci sono diversi libri,
li trovate nel mio sito e sono tutti gratuiti. Il mio libro è coscritto, ne ho scritti anche qualcuno in più, però questi sono due specifici, il veramente all'invisibile e guarda questa grazia. Sono delle guide, vi do una valanga di suggerimenti, perché sono libri per insegnarvi a tutelarvi dall'inquinamento elettromagnetico. Non c'è nessuna pubblicità, li regalo. Il primo libro invece l'ha fatto Marinelli, che è un ricercatore, ex ricercatore del CNR, dove trovate molte cose sul 5G, eccetera, però diciamo che come consigli se ne trovate molto di più negli altri due. Per farci un esempio, se mi collego con il mio PC a un modem, come posso fare a non beccarmi tante radiazioni elettromagnetiche? Allora vi do, secondo nel terzo libro che vedete, tutti i vari sistemi per poter bypassare il wireless o comunque utilizzarlo ma da lontano. È ovvio che questa sera non toccheremo questo argomento, perché se no non finirei più, darò soltanto alcuni input proprio per onestà intellettuale. E poi da 3 anni, da 4 anni, si è creato un gruppo, si chiama Gruppo Defendo, ok? E vedete la planimetria, sono tutti operatori che sono in giro nel nord Italia fondamentalmente. Qua stasera ce ne sono qualcuno. E noi collaboriamo per dare un servizio reale, non vendiamo materassini, stuoie o oggetti che ormai si vede solo qualcosa da acquistare per tutelarci. Noi facciamo misure, cerchiamo di capire il problema e poi se necessario cerchiamo di schermare realmente con un dato, ok? Quindi questi sono i riferimenti che vi posso dare in modo che se qualcuno vuole capire un po' di più con i libri, sono gratuiti, quindi ripeto. Adesso iniziamo a entrare in questo mondo. Mi serve subito un balletto, se vieni qua. Faccio lavorare, tutto qua. Tu adesso tieni questo filo così, mi fulmino. Volarsi, da elettronico. Allora, assicurati. Perché a me piace dimostrare, perché se tu dimostri e tocchi, allora a quel punto inizi a capire qualcosa c'è. Allora, partiamo dalla cosa semplice, perché a me piace dare di lì, farvi capire da dove nasce questo fenomeno. Nasce da un movimento di cariche elettriche, ricordatelo. Dentro quel cavo, lui non è che è una lampadina, non è acceso. Dentro questo cavo, benché non è attaccato con niente, ci sono delle cariche elettriche in movimento, perché questa è una corrente alternata. Perché alternata? Perché queste cariche si muovono avanti e indietro, sono degli elettroni, ok? Voi direte, ok, se si muovono avanti e indietro, cosa succede? Succede che qualsiasi carica che si muove crea intorno a sé un campo. Voi lo vedete intorno a quel filo un campo? Prova a alzarlo. Voi vedete niente intorno a quel filo. E adesso vi dimostro che c'è un campo elettrico. Da lì poi passiamo a vedere cosa succede quando io aumento la frequenza, perché quegli elettroni vengono mossi 50 volte al secondo, 50 Hz. La nostra corrente di carica è 50 Hz. Tensione 230 volt, non è più 2, è 230 adesso. Vuol dire che io comprimo quegli elettroni e li faccio muovere alternati 50 volte al secondo. E nonostante che questa oscillazione è molto bassa, perché pensate che un modem o un cellulare, la vibrazione degli elettroni per causare un'onda elettromagnetica è miliardi di volte, non è 50 volte al secondo. Adesso vi faccio sentire già il rumore che si percepisce con un traduttore, perché io userò dei traduttori per farvi capire con le vostre orecchie che quello che dico è reale. Quando mi avvicino suona, ma non mica lo tocco, poi mi allontano, diminuisce e qui sparisce. Guardate, 1,5 metri. Mi avvicino, quindi qui intorno, per questa oscillazione di elettroni, si crea una nuvola elettronica. La cosa carina è che se lui allunga la mano,
quindi l'ente elettrico uguale. Se adesso prendessi 5 persone tutti a catena, l'ultimo mi dà ancora il campo elettrico. Grazie, non approfondiamo troppo. Per farvi capire che non è un discorso così difficile da dimostrare. Qualsiasi oscillazione di elettroni crea un campo. In questo caso è un campo elettrico. Se io muovo quegli elettroni crea un campo magnetico, non andiamo troppo nel dettaglio. Ma cosa ha capito l'uomo? Che se io anziché oscillarli 50 volte al secondo, li oscillo sopra 30.000 volte al secondo, 30.000 volte, non ho più un campo limitato, ma parte e diventa un campo elettromagnetico, quindi non ha una fine. La fine qual è? L'umidità dell'aria, le particelle, l'inquinamento anche lo fermano, i muri, i dossi di terreno, devi avere degli ostacoli. Quindi, se io ho le frequenze ce l'ho basse, praticamente mi si è limitato nello spazio. Se io le alzo sopra i 30.000 volte al secondo, io ho un'onda elettromagnetica che parte. Adesso ve la dimostro uguale. Il fruscio che sentite sono i vostri smartphone che sono accesi. Okay? Quindi voi non li usate, pure loro gracchiano. Okay. Adesso facciamo una prova. Prova a fare una chiamata. Achille, ti serve il PC perché sennò fa sto ronzio. Cosa? Il rumore del PC. L'audio non serve, no? Sì, ok. Magari lo solo abbasso, dice che no, se te la abbasso io. Ok, quindi vedete la differenza tra un'oscillazione molto bassa e un'oscillazione alta, che quella lì crea un campo elettromagnetico infinito. Ok, e ovvio dopo le particelle, l'azoto, l'ossigeno che sono nell'aria lo limitano, ma se fosse vuoto senza particelle quello continuerebbe. Provate una cosa, per esempio la luce si comporta uguale, prendete una torcia. Quando c'è il cielo sereno, puntate in alto, vedete che non vedete la fine. Quelle sono le onde elettromagnetiche a più alta frequenza. E quindi lo smartphone, lui irradia fino a diversi metri, 10-15 metri, tranquillamente. Okay. Questo per farvi capire il concetto di campi elettrici, magnetici a bassa frequenza, invece le alte frequenze. Le antenne, tutta la telefonia mobile, lavora ad alta frequenza. E oggi piano piano lo andiamo. Allora, questo è lo spettro elettromagnetico, dico poche cose, però sono importanti, perché allora piano piano vi faccio arrivare un po' al dunque. Okay? Lo spettro elettromagnetico classifica le onde elettromagnetiche in base alla frequenza. Quello che vi ho fatto vedere prima io, il campo elettrico iniziale, si colloca nella prima fascia, pericolosa in alcune zone, perché io mi avvicino. Ok, e vado a contatto di questo campo elettrico, ok? Invece tutto quello che la telefonia mobile, ma non solo, le emittenti radiofoniche, radar, tutto quello che sono alte frequenze, si colloca invece in uno spettro un pochino più alto, perché ovviamente siamo nell'ordine di 700 MHz, 5G e 700 MHz, dopo ci arriviamo piano piano, a 3 GHz fino ad arrivare a 3,8, fino ad arrivare a 26 GHz, che è 5G ultima generazione, che poi dopo dirò diverse robine, perché c'è una gran confusione in merito. Perché ho messo pericolose? Perché purtroppo non sono limitate nello spazio. Quindi se mi telefona, mi irradia fino a 15 metri. Un'antenna irradia fino a diversi chilometri. Okay? Proprio perché la natura di questa tecnologia per comunicare a distanza. Però solo che
nel cavo elettrico è un effetto indesiderato perché lui deve accendere una lampadina, qui invece è un effetto voluto perché devo comunicare. Ok? Allora, però, per onestà intellettuale, noi parleremo di antenne questa sera. Però vi dico già, l'antenna è una cosa pubblica, ossia sono compagnie private che mettono le antenne sullo pubblico, però è considerato come un bene pubblico, vengono considerate come opere primarie, come l'acqua, come la corrente elettrica. E questo è il problema, che vanno in deroga con tutto. Quindi anche un sindaco che volesse opporsi non ha vita facile. Perché la legge non gli dà ragione, la legge fa da tutte le parti, perché di fatto la legge, che è molto vecchia, c'ha molti vuoti dentro. Perché? Perché la legge imponeva di coprire il territorio, ok? Ma con che tecnologia? Quella volta si intendeva a coprire per fare le telefonate, invece adesso per navigare, poi per l'internet delle cose. Quindi non c'è una legge nuova che dice sì, ma io devo coprire per comunicare, poi se uno vuole una tecnologia avanzatissima, no, dobbiamo far scegliere i cittadini. Invece adesso, col fatto che la copertura è obbligata a farla, le compagnie sfruttano questi vuoti legislativi. E purtroppo ci si fa poco, vediamo magari qualche soluzione che ho visto adottare in giro. Però per onestà intellettuale vi dico ancora il problema. Perché se io dicessi solo male delle antenne, commetterei il falso, perché non è un problema adesso molto evidente, medio. Il problema evidente è dentro le nostre case. E quindi devo fare un piccolo, pochissimo, per farvi capire. Perché mentre un'antenna, se me la mettono non la tolgo più, a parte in qualche caso di qualche politico importante, l'hanno tolta. Ma se mi mettono un'antenna, vi garantisco che non la tolgono più, a meno che non serva più. Però quando mettono un palo, il palo non è l'antenna, il palo è dove appoggiano le antenne, poi ci arrivano, come gli avvoltoi, tante altre compagnie, e lo riempiono di antennine, che sono quelle proprio, che servono proprio alla telefonia mobile. Ok? Però, ancora, vi dico, ancora perché faccio indagini, il problema, e questo lo possono confermare tutti gli operatori che collaborano con me, il problema è più all'interno. Nel senso che uno si incavola con l'antenna e poi magari dentro tiene una situazione pessima. Okay? Allora vi faccio vedere adesso, proprio per essere onesto, perché uno dice, ah, ci incassiamo con le antenne? No. Con le cose che avete dentro casa potete farlo già domani per sistemarle. E le antenne è un problema che dobbiamo lottare tutti insieme per cercare di farle mettere nei luoghi giusti e poche, quelle che ci servono, non più. Okay? Però dentro casa sono le nostre oggetti, nostre tecnologie, perché io vedo che gente mi chiama perché ha pure dell'antenna, poi dentro casa è un disastro, perché il problema è la vicinanza dalla fonte. Se io uso un PC wifi con il modem wifi è molto peggio di un'antenna che ho a 200 metri, quindi è giusto dire le cose corrette. Adesso vi faccio un esempio, quella linea verde è la soglia di attenzione. Vuol dire che quando il valore sopra, vuol dire che supera quel valore che è aggressivo per la salute. Ok? Se vedete i ripetitori di telefonia mobile, i ripetitori di radio sono sotto mediamente, ovvio se dopo una trentina vicino a casa no, però le antenne non sono tutte vicino alle case, sono abbastanza lontane, ovvio che in un quartiere c'è più una, è un casino. Però questo è un caso medio di rilevamenti spalmati in 20 anni di indagini. Ok, però vedete, paradossalmente una radio sveglia ha un problema più maggiore rispetto alle antenne, oppure una lampada vicino perché il cavo non ha un campo elettrico, il campo elettrico arriva a 150 volt metro, un'antenna può dare 2-3 volt metro, sono interferenze diverse, sono sempre interferenze elettromagnetiche. E quindi vedete che già noi dentro casa possiamo tutelare il nostro ambiente. Ovviamente grazie ai libri che ho scritto, li ho scritti appositamente per insegnarvi come fare, possiamo risolvere questo problema. Adesso vi faccio però ascoltare i rumori di ogni tecnologia, perché allora voi vi siete a capire che non dico cavolate. Sì. Non troppo, perché sennò rischi di...
magari tipo dosa. Queste sono le... Allora, è una traduzione fedele da onda elettromagnetica a, diciamo, acustica. Non ci sono interferenze iniziali. Quindi più sentite i toni alti e più le sono alte frequenze. Più sono i toni bassi, più sono basse frequenze. Questa è l'antenna classica che magari avete vicino a casa, ok? Queste sono tutte digitale, FM, AM, quelli che andavano nelle montagne, ok? Questa è una radiosveglia, quindi se avete una radiosveglia attaccata, tenetela almeno un metro e mezzo. Vi do già qualche piccolo consiglio. Sentite come basso il tono, proprio perché sono basse frequenze. Questo è soltanto un cavo attaccato senza accendere la lampadina, perché la tensione c'è sempre e l'alternanza degli elettroni c'è sempre. Qui andiamo nelle alte frequenze, no? Qui mi fermo un attimo, vedete 2G, 3G, 4G, non so 5G del cellulare perché non ce l'ho 5G ancora nel mio smartphone, ok? Però sentirete che ogni standard di trasmissione, allora innanzitutto iniziamo a capire, 2G cos'è? 2 GHz? No, è seconda generazione, terza generazione, perché ogni generazione ha un protocollo di scambio dati più preciso, perché l'uomo cosa fa? Digitalizza le onde portanti, le tagliuzza, per metterci dentro tanti 0, tanti 1, il sistema binario, digitale, quello che usa il computer. Quindi l'uomo, più avanti con la tecnologia, più distorce queste onde portanti. È ovvio che il 5G a livello di distorsione è peggio del 4G, perché? Perché riescono a mettere dentro queste portanti molti più dati. E sembra, da studi fatti, anche se alcuni sono solo preliminari, che il digitale forzato fa peggio dell'onda analogica, ad esempio FM. Okay? Però sono solo studi preliminari, non sono studi pubblicati. Allora, vi faccio sentire gli standard come cambiano. Noi abbiamo adesso in Italia 2G, 3G, 4G, LTE, 4,5, cioè c'è una valanga, dopo vi faccio vedere tutte le frequenze che ci sono. Però ve le faccio ascoltare per farvi capire la differenza anche che c'è tra una e l'altra. Questo è il 2G. Questo è il 3G. Ecco. Il 3G è stato l'unico che è stato abbastanza, come per dire, utilizzato meno. Il 2G si utilizza quando io chiamo tutti i vostri cellulari, la maggior parte, ma nel 2G sempre. Perché il cellulare ha questa capacità di switchare tra uno standard, voi non vi accorgete, ma voi provate a navigare quando chiamate, non riuscite perché lui va nel 2G. È come un'autostrada, il 2G è lento, quella di camion, il 3G è quella intermedia, e invece il 4G è quello di sorpasso, ovvio che il 5G sarà quella quarta, molto più veloce. Sentite la differenza già dal 4G. 4G è come un modem, fondamentalmente. Cerca sempre di stare nello standard più veloce, però cosa fa? Aumenta l'intensità del traffico,
queste misurazioni non sono state fatte a un centimetro, sono state fatte a un metro, ok? Perché lo strumento ce l'avete troppo vicino, ma in saturazione non rileva perché è troppo alto il campo. Questo per dire, è uno smartphone che teniamo magari nel comodino in stand-by, ok? Ma anche in stand-by bisogna tenerlo a 20-30 cm di distanza. Questo è un orologio che adesso va ruba, no? Di notte, vi dico già, parleremo di antenne, però non tenetelo di notte, non serve a niente, perché il Bluetooth non si spegne mai. E non è accoppiato con il cellulare, perché lui si accoppia, ok, per capire un po', per scambiarsi i dati. Questo è solo tenuto lì, quindi radiazione gratuita per tutta la notte, arriva circa a 1,5 voltmetro in 10 centimetri, vedete vicino alla testa. Quindi questa roba qui non la mettete di notte. Questo è il core, questa base è un'antenna praticamente 24 ore al giorno che avete in casa. Perché ho fatto vedere questa cosa? La camera da letto. Quando parleremo poi di antenne, la camera da letto è la parte della casa più importante di tutte, perché ci dorme. E quando dormiamo il sistema immunitario lavora molto di più. Quindi, quando vi dirò controllate se ci sono le antenne, controllate la distanza, fatelo soprattutto dalle camere, perché la camera è il luogo in cui ci si ammala. Soggiorno, luoghi di lavoro, il corpo sopporta bene, è attivo, di notte purtroppo si debilita molto di più. Okay. E qui mi permetto di fare delle critiche agli studi scientifici che ci sono stati fatti, ma anche lo studio del Ramazzini, che ho conosciuto bene la Belpoggio, ho fatto due conferenze insieme. Sono studi riduttivi perché cosa fanno? Mettono i topolini in un condominio, irradiano un'antenna centrale e irradiano una frequenza sola. In quel caso era il 3G, ma scusatemi, dove esiste una frequenza sola? Vi faccio vedere che in una camera ci sono tutte quelle frequenze lì, in quasi tutte le case. Se andate in un centro commerciale, se uscite, siete bombardati da molte frequenze tutte insieme. Io faccio sempre un paragone, sto in un centro storico, c'è il campanile, suona la campana, dopo un po' mi piace. Immaginate 30 campane che suonano in modo dissonante. Infatti anche qui studi preliminari purtroppo, perché non hanno trovato i finanziamenti per uscire con pubblicazioni reali, praticamente vedono che più frequenze insieme fanno molto più danno che una molto più forte. Perché? Perché il cocktail purtroppo il corpo non riesce, perché non riesce ad avere uno scudo unico per tutti i tipi di frequenze. Adesso ve le faccio sentire tutti insieme per farvi capire cosa succede nelle nostre camere. Questa è una camera media. Inquinamento è qualcosa che fa un male alla salute, se no non si chiamerebbe inquinamento. Chiamiamolo fenomeno elettromagnetico. Allora, secondo voi esiste o no il fenomeno elettromagnetico? Solo che noi lo avvertiamo con un disagio dopo anni che siamo esposti. Allora, queste sono le frequenze che in questo momento tutti ci siamo sottoposti, perché il 2G è esistente, il 3G è esistente. Non vi dico tutte le frequenze perché sono tante, e ogni standard usa tipo il 4G, usa quattro tipi di frequenze, mica una. Quindi immaginate, noi siamo in questo momento bombardati, anche se in modo molto lieve,
da tutte queste frequenze qua. Poi ci mettiamo un po' di quelle satellitari, un po' qualche radar, quelle FM, quelle digitali terrestri. Quindi viviamo ormai in un cocktail di radiazioni. Gli studi non li hanno fatti con i cocktail di radiazioni, li fanno con una frequenza unica. E ciò nonostante hanno visto che l'interazione non è positiva. Allora adesso facciamo un salto, perché visto che tutti vogliono sapere questo 5G. Il 5G ha tre tipi di frequenze, che è 700 MHz, che sostituisce il padre del digitale, infatti hanno tutti i decoder, roba così, e alla fine chi il decoder che non funziona più, perché subentra, ma perché hanno smobilitato il digitale per mettere 700 MHz? E questa è la domanda che a un tecnico come me viene spontanea, ok? Poi c'è la frequenza intermedia 3,4-3,8, però vedete già, vi do già degli input, molto diffusa, è molto simile alla frequenza del 4G, a quella più alta, 2,6. Infatti il 5G che adesso attualmente è in vigore, cioè quello che è più diffuso, è quello che assomiglia al 4G, non è quello che noi pensiamo che sembra chissà cosa, perché ancora il 5G è stato montato in parte, poco. Quindi la frequenza più diffusa, quella che voi prendete uno smartphone 5G, si collega su quella frequenza lì e su quella bassa 700 MHz, ancora quella alta è sperimentale. Le famose antennine, tutto che abbattono gli alberi, tutta sta roba qua. Forse è vero, ma l'albero nel frattempo che le metteranno perché è cresciuto, perché ancora il 26 GHz è solo sperimentale. Perché secondo me hanno avuto dei problemi che non funziona bene. Però è fondamentale per il 5G. E adesso vediamo un po' tutte queste robette qua. Allora, vedete tre bande, voi direte, ma le metteranno oppure no? Certo che le metteranno. Il problema è solo un problema tecnico. Perché le metteranno? Perché lo Stato qualche anno fa ha preso 6 miliardi e mezzo di euro per concedere alle compagnie la possibilità di irradiare. 6 miliardi e mezzo, quindi ovvio che la compagnia paga 6 miliardi e mezzo e voi prendete il pane e non lo mangiate, scusate. Solo che il rallentamento è dovuto da un qualche problema tecnologico, perché usare frequenze molto alte, poi vi dico il motivo, non è facile. Allora, vediamo la copertura. Il 2G in tutta l'Italia copre, perché è quello più diffuso, per voi pensate, perché uno dice metto il 5G tolgo gli altri, no, sono tutte implementazioni, quindi non c'è una riduzione reale, ma c'è un'implementazione, quindi paradossalmente si aumenta sempre di più la soglia ambientale. Quindi il 2G copre tutta l'Italia, il 3G è diminuito molto, perché è stato uno standard un po' di transizione, il 4G copre quasi tutto, vedete non va magari molto in alto, ma nelle montagne, perché comunque sono ambienti che lo devo mettere. Vediamo già il 5G che sviluppo ha avuto. Questi sono i vari operatori, perché il 5G non c'è neanche una carta unica ancora, è molto nuovo. E questo la maggior parte è 3,6 GHz, quello che è simile al 4G. Quindi vedete, è tutta coperta, vedi di lì almeno, TIM è quello più coperta, Vodafone una cosa intermedia, poi Win 3 è quello, però vedete che queste compagnie ognuna irradia, quindi immaginate che casino di radiofrequenza. Io dico, l'uomo è una creatura resistentissima. Adesso parliamo di antenne, andiamo nello specifico. Quelle che vedete sono le vecchie antenne che ci sono, ok? 2G, 3G, 4G, ormai tutti le sapete riconoscere, penso, no? Sono tipo gli altopanti delle chiese, no? Attaccati in questi pali, chi ce l'ha sopra il tetto, chi ce l'ha di fronte, chi non ce l'ha più fortunato, ok? E dopo si mettono quei cerchi là, quelle partie per come protezione, però in realtà sono di plastica, ok? E dopo ci sono anche quelle che mettono dentro i comignoli, quindi se vedete che vicino c'è un comignolo di 2 metri, è sicuramente un antenna, ok? E ve lo dico perché va a dire da dove arriva tutta sta roba, arriva dal comignolo del vicino perché era pagato per mettere quell'antenna dentro. Allora, la tecnologia attuale come si diffonde? Quella è un'antenna, che può essere 2G, 3G, 4G, ma anche 5G volendo, spara dei noni.
che coprono delle celle, cellulare delle celle. Quindi sono dei coni che fanno queste celle in modo omogeneo. Ok? E tuttora la tecnologia è questa. Ok? Come si comporta l'onda elettromagnetica? Ma queste cose mi servono per capire la vostra casa come è radiata. Se io sto nei piani alti è peggio, perché sono a quota dell'antenna, perché le antenne proprio per normativa le devono mettere inclinate ma poco, non possono metterle inclinate che bombarda quello sotto, perché lo uccide, perché la distanza sarebbe brevissima. Ok? Quindi hanno un piccolo angolo, massimo di 3 gradi. Però è ovvio che se io ho, sto in alto, sono più beccato rispetto a un piano terra. Ok? Poi più mi avvicino, meglio è. Più mi allontano, meglio è. Perché decresce, perché l'umidità dell'aria, l'inquinamento, tutte queste robe la limitano. Vediamo come interagiscono i nostri edifici. I muri ci proteggono, le finestre, le porte, le aperture no, a meno che non ho delle paratie in metallo, tipo scuri in metallo, ma devono essere ben chiusi, ok? Quindi qualcosa che scherma, il metallo scherma, il muro scherma abbastanza, i vuoti no, il vetro niente. Alcuni vetricamera recenti, che hanno 2-3 anni di vita, schermano abbastanza bene, perché all'interno ci mettono un gas che serve per diciamo far impazzare l'infrarosso, che sarebbe il calore. Allora riescono a, però se io apro d'estate la finestra non ho nessuna protezione. Quindi l'onda elettromagnetica entra dentro e rimbalza. Quindi la prima cosa da fare, se ho un'antenna davanti, è almeno proteggere la finestra. Con una poca spesa si riesce a fare. Vi do già dei piccoli consigli. Ok? Perché impaurire è sbagliato, io vi devo anche dire come si può, diciamo, fare anche una cosa fatta da soli, perché lì basta mettere qualcosa di una rete metallica che riesco nell'interno. Però vediamo quali sono le complicazioni che purtroppo ci sono. Quindi i muri ci proteggono abbastanza, non è che non entra niente, però c'è un'attenuazione anche di 4 volte. Quindi se fuori ho 2 volt metro, un valore, dentro 0,5. Ok? L'effetto ombrello, perché alcune compagnie rassicurano le persone che mettono sopra il tetto della sua casa che tanto lui non viene beccato perché c'è l'effetto ombrello. L'effetto ombrello è una bufala fondamentalmente. Perché? Perché se io ho di fianco degli edifici della stessa altezza mi riverbera, perché le onde cosa fanno? Vengono assorbite e vengono riflesse. Quindi non conta quasi nulla, un pochino sì. Ma dovrei avere una casa stretta stretta e alta. Quindi capite che con l'effetto ombrello è una cosa per rassicurare chi metterà l'antenna, perché poi è quello che anche prende i soldi, no? Dire, ah, ma mettila tu così irradi gli altri. Sì, in realtà in parte è vero, ma poco, pochissimo. Adesso andiamo invece, dopo magari facciamo un dibattito, mi fate le domande, cerco di fare una presentazione non troppo, non noiosa. Allora, il 5G è tanta roba. Perché? Perché di fatto il 4G non ti permette un internet delle cose spinto, che secondo me è più che sufficiente per come noi siamo abituati a vivere, però l'uomo non si accontenta mai, ok? E quindi il 5G è solo uno standard, ma ce ne saranno altri, ok? Però il 5G ancora è su una parte quello che è stato installato. Allora, per esempio, come sono fatte queste antenne del 5G? Allora, io siccome in questi giorni mi sono divertito a dialogare con ChatGPT, che è ovvio che io non amo, magari ha delle grandi, non so se lo conoscete ChatGPT, cos'è? L'intelligenza artificiale. C'è mia figlia, ci parla. Solo che mia figlia è mia figlia, quindi voglio dire le cose che sanno. E cos'è l'intelligenza artificiale? Fondamentalmente tu fai una domanda come un umano e lei ti risponde come un umano, se vuoi ti parla. Però c'è una grande capacità perché ha un archivio dati enorme.
Allora gli ho fatto la domanda: fammi delle immagini delle antenne 5G. Bene, anche lei non sa come sono. In realtà ci sono delle sfumature, perché l'antenna 700 MHz di frequenze molto basse è un po' più grande, invece l'antenna 26 GHz è più stretta. L'antenna, quella lì che assomiglia al 4G, più o meno quella del 4G. Però questa è una fantasia sua, perché lei va a cercare tutto quello che trova che assomiglia. Lei dice una frase, ok, le antenne 5G e 26 GHz sono strette, lei prova a farla stretta. Però di fatto anche per noi è molto difficile capire se un'antenna è 5G o 4G, perché fondamentalmente sono molto simili. Poi le antenne che metteranno, spero, fra 20 anni, quelle a 26 GHz, quelle possono essere molto piccole e molto diffuse. Quindi quando vedrete i vostri quartieri mettere tutte queste piccole antenne, non dico toccatevi, però inizia i 26 GHz. Adesso 26 GHz viene utilizzato con dei ripetitori per alimentare dei modem 5G, ma è solo in alcune zone, con la fibra. Cioè loro arrivano con la fibra in un quartiere, mettono un ripetitore 5G a 26 GHz e alimentano dei modem. Però è un'applicazione che c'è solo in alcune zone. Quindi per me ancora è un'applicazione sperimentale. Okay? Quindi quando si parla di 5G, uno pensa 5G ancora è installato parzialmente. Quindi se mi chiedete come è fatta l'antenna 5G, vi dico non lo so, ma non lo sa neanche l'intelligenza artificiale. Allora, qui vi leggo, 5G, la quinta generazione di tecnologia mobile, progettata per offrire velocità di connessioni più elevate, latenza ultrabassa. Cos'è la latenza? Quando guardo un video su YouTube, gira un pochettino la rotellina perché ha ancora delle connessioni lente e poi parte il video. La latenza è la velocità di risposta. Quindi ovvio che 5G ha una velocità di risposta elevatissima. Tu clicchi play e va a raso subito, vuoi scaricare un film, te lo scarica in 10 secondi. Perché? Perché ha una velocità molto elevata, può alimentare una valanga di dispositivi mobili, ok? E quindi ovvio che ti dà delle prestazioni incredibili. Ok? Allora, la rete 5G utilizza una combinazione di bande di frequenza, che sono quelle che vi ho detto, ok? Allora, vediamo però la diffusione. 700 MHz. Usata per la copertura su lunghe distanze. E qui vi faccio delle considerazioni come tecnico. Perché uno 700 MHz? È una bassa frequenza. Ha un risultato pessimo nella connessione dati. Ossia, se voi provate a vedere un film con 700 MHz, è pessimo. Vi si blocca. Allora la domanda che uno fa, perché hanno smobilitato il digitale terrestre? E questa roba io l'ho detta per radio diversi anni fa, qualche tecnico mi ha anche criticato, ma avevo ragione, perché sono tipo i tecnici della Vodafone. Perché usano l'autostrada, la corsia dei camion? Chi mi sa rispondere? Così che non dormite. Perché è più sicura. No, più sicura. Più performante a livello di penetrazione. Bravo. Vabbè, lui è raccomandato, perché... perché il 700 MHz, perché è usato nel digitale? Perché arriva a 50 km e le pareti delle case come se non esistono, perché penetra, la frequenza è bassa, penetra. Poi dopo vi faccio vedere una dimostrazione pratica che ho ragione su questa cosa qua. Quindi è la costata dei camion, però c'è, è solida. Però io dico, le antenne 700 MHz del digitale sono nelle montagne, sono a 30 km dalle case, ma se me ne mettono una a 40 metri, la mia casa diventa invisibile. Io vengo colpito, anche se sono al bagno, tutto bello insacchettato con le pareti, io vengo colpito, perché lei deve arrivare lontano e non deve avere ostacoli. Perché cosa fa il vostro smartphone, per esempio? Si collega al 3,6, poi il 3,6 quando entro dentro casa, cede perché non riesce a entrare bene, allora per quell'attimo che non ti vede, perché magari tu attraversi la finestra, va nel 700 MHz, una frazione di secondo, tu non ti accorgi.
lo scarico del dato è molto limitato, ma appena ti vede, tracchi in 30 secondi e tu ti riacquisti tutta la connessione. Però non perdi mai la connettività. E voi pensate che le frequenze basse, che sono le peggiori a livello di scambio dati, sono ricercatissime e per questo hanno smobilitato il digitale. Per esempio, il 4G usa 800 MHz, proprio perché è un cesso di frequenza, però è stabile e arriva ovunque. Quindi il tuo cellulare continua ad andare, appoggiarsi, come se tu con la macchina vai nella corsia dei camion, poi ti va subito in quella di sorpasso. Però non ti fermi. E questa è la tecnologia. Però qual è il problema? Che queste antenne che io metto vicino ai centri urbani mi trapassano le case e le pareti non sono più una garanzia. Il 3,8 invece viene schermato dalle pareti, però è molto veloce. Quindi appena io vado dalla finestra oppure dalla finestra entra e ripassa, io comunque riesco ad avere una buona connettività. Però vediamo. Il 700 MHz adesso è in fase di espansione, quindi ancora non installato da poche parti. E a cosa serve? Vedi che proprio questo è quello che c'è online, buone capacità di penetrazione negli edifici e viene utilizzato soprattutto dove non arrivano le altre frequenze, quindi soprattutto in zone rurali, quindi in zone lontane. Perché? Perché ovviamente è meglio quello che niente. Però in realtà viene utilizzato anche molto nelle zone urbane perché è un sistema di salto e quindi di non fermo della connettività. Andiamo quindi più diffuso è quello là, la banda principale del 5G è 3,6, quella più diffusa, il 95%, dico una percentuale a caso, è quella lì, che è molto simile a quella del 4G. Il 26 GHz sono le antennine che permettono uno scambio dati velocissimo, enorme. Hanno un grande problema, se ti passa anche uno con una bandierina, perde il segnale. È un po' come il WiMAX di Eolo o di 4All, queste compagnie che danno la connettività con le antennine. Se c'è anche una pianta con le foglie, non funziona. Il 26 GHz ha queste problematiche, perché praticamente appena passa qualcosa davanti, lui si blocca. E per questo secondo me ancora non è partito, perché so che in America hanno fatto molte sperimentazioni, ma appena uno va dietro al palo della luce, lui non riesce e deve subito switchare negli altri standard, e non è una cosa facile a livello tecnologico. Quindi vedete, 5G non è ancora lo spauracchio che si pensa, perché ancora non c'è fondamentalmente reale, poi vediamo dopo cosa vuol dire. Adesso ve lo faccio vedere. La propagazione del segnale, qui non c'è bisogno che alzi molto perché non basta poco. Vi faccio capire quello che ho detto fino adesso. Il modem, come diceva, un modem 5G. No, il modem 5G è un modem che ha due tipi di frequenze per collegarsi con i dispositivi. Il 2,4 GHz e il 5 GHz. Ma non è un modem 5G, 5G è la generazione, perché alcuni mi chiamano, oh, ma un modem 5G, no. Ci sono, ma non è quello che gli danno, perché i modem hanno due tipologie di scambio dati con i PC o quello che vi collegate. 2,4 è quella standard, e poi c'è quella più veloce, 5 GHz. Ma adesso vi faccio vedere qual è la particolarità, questo è un video che ho fatto io, che ho preso online. Se guardate il 5 GHz, guardate che onda più piccola, fa molte volte più su e giù, ok? Ma vediamo come si comportano, e qui si spiega tutto quello che ho detto fino adesso, quindi come un riassunto. Allora, se guardate dove si colloca il 5 G, 700 MHz è un'onda molto più ampia, e per quello penetra le pareti, ok? Il 3,7 si colloca in mezzo e il 26 è molto più alto. Quindi il comportamento dopo lo capite. Ecco, guardate questa qui, questa è reale, okay? Anche il rumore è reale. Cosa succede? Che il 2,4 penetra la parete, poco ma la penetra, infatti.
Infatti se io vado nel piano sopra mi connetto. Se provo a connettermi con i 5 GHz non ce la faccio, perché la parete mi scherma tutto. Questo per dirvi che più sono basse le frequenze, più penetrano, più sono alte, meno penetrano. Allora la domanda che vi state già facendo, non tutti, ma qualcuno dice: ma se non penetra non è pericoloso? Sì, ma la pelle è collegata al sistema nervoso centrale. Basta che mi penetra un millimetro che mi può fare dei danni. Infatti gli studi, quei pochissimi che ci sono, sono studi sull'epidermide. Quindi per farvi capire, più bassa la frequenza e più può essere pericolosa, perché mi penetra qualsiasi, non ho scudi, se non metalli. Più è alta, non mi penetra l'edificio, non mi penetra il corpo, però si ferma in un punto molto delicato che è la pelle. Adesso vi faccio vedere qual è il 5G standalone, cioè quello definitivo. Guardate bene, quando c'è la X vuol dire che lui non riesce più a passare. Okay? Quindi se una macchina è collegata, perché si utilizzerà per mandare le macchine in automatico, se passa dietro l'edificio perde il segnale e diventano importanti le altre frequenze. Ok? Questo è il 26 giga, si comporterà così, quindi vedete, qualsiasi ostacolo lo blocca. Quindi qual sarà il passo successivo? Questo. Ma ancora non l'ha fatto. Questo sarà più grave, perché ci saranno antenne ovunque. Perché? Perché l'antenna non può avere fondamentalmente degli ostacoli. Quindi quando vedrete montate tutte queste antennine nei lampioni così così, allora gli saranno mettono, ma ancora nessuno l'ha notato, a parte in qualche strada ne hanno messe, ma sono cose sperimentali. Queste sono importanti, però che devo leggere, poi le spiego. Attualmente è diffusa la tecnologia 5G non standalone, si dice NSA. Cosa vuol dire? Che è una modalità operativa del 5G che utilizza le infrastrutture esistenti del 4G. Io lo chiamo 4G ibrido, adesso il 5G non è 5G, è 5G ibrido, perché usa il 4G in appoggio. Le frequenze sono leggermente sopra, perché si va da 2,7 a 3,6, non sono così diverse, ok? Quindi fondamentalmente il 5G che c'è adesso è molto simile al 4G. Allora adesso tiriamo un respiro di sollievo, no? Invece in realtà non bisogna tirarlo, perché? Perché il 4G secondo voi quando studiamo? Che su io o nessuno? Tutta la ricerca si ferma nel 3G. E invece vediamo quello che loro dove vogliono arrivare. A 5G standalone vuol dire solo 5G, che ovviamente non sostituisce gli altri, però che lavorerà solo con le frequenze del 5G, ok? Quindi utilizza reti dedicate completamente nuove e che consente prestazioni superiori in termini di latenza e capacità, eccetera. Le aree servite da questo tipo di rete sono ancora limitate, sono solo sperimentali in zone ad alta densità, anche perché cellulari che si collegano a 26 GHz io ancora non li conosco, ok? Però sicuramente vorranno arrivare lì, perché? Perché alimentare con una rete autonoma dei dispositivi, che a questo punto ci saranno delle antenne MIMO o altri nomi, che punteranno lo smartphone o un tablet o qualsiasi roba. Perché secondo voi è alzato a 15 volt metro? Perché quel raggio sicuramente arriverà molto di più dei 2-3 volt metro che sono medi adesso nelle città. Quindi loro sanno già che così non avranno problemi. Quindi chi telefonerà col 5G standalone si beccherà 15 volt metro. Perché? Perché è direzionale. Cioè le antenne dialogano per dare un raggio laser molto potente, molto stabile, molto performante. Questo è il 5G definitivo. Io ho qualche dubbio che riusciranno a farlo, perché è una tecnologia molto complessa. Richiederà tantissimi investimenti per tutte queste antenne che dovranno mettere, e spero che voi avete avuto problemi di connessione col 4G, vi strappate i capelli perché non riuscite a navigare,
Nessuno ha questo problema, però sai, la tecnologia va avanti, loro hanno in mente di collegare tutto. Ok? Dico loro, quelli dei piagnati, quelli che insomma, le compagnie telefoniche, tutto quello il business commerciale che c'è intorno. E adesso vi faccio vedere, giusto per drammatizzare, per fare un po' di pausa, quella che vogliono che si... Ma io vi dico, ci sono già delle case molto simili a quella che vi faccio vedere, eh? Non è che fantascienza. Okay. Questa fondamentalmente è una pubblicità alle serrature, okay. Però è carina perché ti fa vedere dove si vuole arrivare. Si vuole arrivare a una città così, dove c'è un continuo regno ovunque, e se non le fermiamo ci arriveranno, le dico. Perché quello è il futuro, perché dà uno sviluppo commerciale enorme. Ci sarà l'automazione di tutto, la lavatrice senza wifi, non nessuno la comprerà più. O lo spremi a gruppi, sarà quel wifi perché tu lo puoi mandare un po' prima di arrivare a casa e trovi il succo. Pensate che figata, no? Mi sembra adesso giusto per fare una risata perché dopo tutte queste onde, però io vi dico, ho fatto un'indagine per casa e lei aveva questo modem che era collegato a tutta la casa in domotica, e questo modem dava una radiazione abbastanza elevata, soprattutto nella zona giorno dove c'erano i bambini eccetera. Ho detto, guarda, magari te lo spengo così vediamo se si abbassa il valore. L'ho spento, siamo rimasti chiusi dentro, il tapparello è chiuso, i cancelli chiusi, sì, perché si è chiuso tutto. Ha dovuto chiamare l'elettricista che gli ha dovuto rimettere a posto tutti i dati. Questa è la tecnologia, un blackout, qualsiasi roba, qualsiasi. E siamo rimasti chiusi per 2 ore, cioè non si poteva uscire. Quindi va bene, tornerò un'altra volta. No, il cancello era chiuso perché è tutta Monica. Allora dico, se questo è il futuro, ragazzi, io onestamente preferisco la cloud. Allora parlerò proprio rapidamente degli effetti. Allora, uno dei siti più forniti di studi, ma sono studi pubblicati, ovvio che la scienza ufficiale ne riconosce una parte, perché la scienza ufficiale si limita a guardare gli effetti termici, queste cose qua, ma in realtà l'effetto termico ha un valore, ma è l'effetto in biorisonanza con il nostro corpo che bisogna guardare. Comunque in questo sito, io vi dico proprio la sintesi, praticamente non si parla di certezza, non è che uno che è esposto a certi valori si ammali di cancro, però aumenta significativamente il rischio, vuol dire più probabile, ok? Quindi praticamente, se voi guardate tutti questi studi che sono migliaia, non sono 3, praticamente cosa viene fuori? Che gli effetti biologici più noti e generali dell'elettromagnetismo artificiale sono quelli cancerogeni, riproduttivi, neurologici e metabolici, ma con studi pubblicati, ok? Vi faccio vedere solo alcuni che mi hanno dato, che vi danno più l'idea. Questo, ma qui ancora siamo nel 3G, perché 4G non è stato studiato, che conosca io, non ci sono studi, o magari c'è qualcosa ma è molto limitato. Molti studi sono stati fatti fino 2G, 3G. Il New Toxicology Program americano ha studiato il 3G. Il Ramazzini di Bologna è stato il 3G, ma il 4G è 10 anni che c'è. Perché nessuno ha studiato? Fatevi voi la risposta, no? Dice perché non fa male. Allora, vi faccio solo questo
questo piccolo esempio. Io ho degli amici che hanno avuto l'idea di trasformare una macchina da buttare via, insomma, che c'è rimasta solo la carrozzeria e le ruote che andavano bene, togliere il motore a scoppio e metterci un motore elettrico. Ok, questo caso vero, no? Bene, loro intraprendono questa strada, perché dice, se noi impariamo a trasformare la carcassa di una macchina in una macchina elettrica, ovviamente con motori italiani, batterie non tossiche, eccetera, e tu potremmo trasformare tutte le macchine invece di buttare la sfascia carrozza, praticamente le rimettiamo in strada, ovviamente per percorsi piccoli urbani, ok? Bene, loro hanno speso 35.000 euro per omologarla e più della metà dei soldi per la sicurezza. Perché? Perché hanno iniziato a rompere le scatole. Ah, ma adesso la macchina è più leggera. In curva come si comporta? E via, prove, prove, test. Perché volevano essere sicuri che la macchina non prendesse sotto nessuno e che non facesse danno. Quindi loro, dopo più di un anno di lavoro, hanno speso 35.000 euro e cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto l'omologazione, ma solo per quella tipologia, la Panda. Panda di quell'anno. Allora, se tu mi vieni a rompere le scatole, che vuole sicurezza, perché questi standard non li avete testati prima di farli uscire? È quello il grande dubbio che dovete porvi. Se tu mi obblighi per la sicurezza, ma è giusto, in America è già diverso, in America che tu fai una certificazione e puoi passare tu. Ma qua, per omologare una cosa con la sicurezza è difficilissima, ma io sono d'accordo. Ma non mi puoi irradiare mezzo mondo con una tecnologia che non ha studi. E poi ve lo dimostro che non ha studi. Ok? E allora, se non ci sono studi, chi può dire che fa male e che non fa male? Vi dico anche questo, una nota ricercatrice, non faccio il nome perché non è corretto, dopo che sono entrati questi 6 miliardi e mezzo, ha chiesto a un politico che la conosceva, guarda, di questi 6 miliardi e mezzo, datemi 2 milioni di euro, in un anno vi dico se il 5G fa male. Allora, voi fate il rapporto, 6 miliardi e mezzo, 2 milioni e qualche centesimo. Gli è stato negato tassativamente. Perché? Fatemi questa domanda. Ma sei così sicuro? Ma fate provare, no? Il fatto che non si vuole investigare è perché sanno già che fa male. Perché se no non ci sarebbe nessun motivo per evitare a un centro di ricerca di fare ricerca. Non è che ha chiesto un miliardo, ne ha chiesto, cavolo, un sesto, 2 milioni di euro. In un anno avrebbe dato un esito se c'erano interazioni negative oppure no. Ma perché 2 milioni? Perché ci vogliono dei medici che fanno analisi sui topi, perché la ricerca purtroppo deve essere fatta sui topi perché sono standardizzati. E allora quando uno nega uno studio che costa così poco rispetto alle entrate, a me mi sono dei dubbi, che già i dubbi sono molto pochi. Guardate, questo è la membrana che mette in mano cefalica di un topo, sottoposto a 2 ore col cellulare, di 2 ore. Guardate tutti gli ematomi che si creano, la membrana ematoencefalica serve per non fare entrare le tossine nel cervello. Queste prove l'hanno ripetute tante volte. E allora, perché il topo che ha un cranio molto sottile non è molto diverso dal neonato? Certo, non puoi ammazzare un neonato per fare la prova. Però, scusati, viene, è una corrispondenza diretta, cavolo, che se succede a un roditore può succedere a un bambino, oppure in parte anche un grande, ok? Poi questo è un premio che hanno dato delle studentesse danesi, perché hanno dimostrato che un modem vicino, che il modem, cioè le frequenze simili al 4G, che la germinazione dei semi non avviene. Si ha la germinazione di un seme è vita. Se tu boicotti la vita, vuol dire che quella roba non fa bene. Ma questi sono casi stupidi, perché poi gli studi ci sono comunque. Vediamo studi reali. Questo però, guardate, 2010, mi vergogno a farlo vedere. 2010. Gli studi si fermano pochi, 5-6 anni fa, poi non sono fatto più niente. Allora, qui questo è il wifi della scuola, per dire, perché 0 a 1, 0 a 2 col metro.
metro è la radiazione di un cellulare 10 metri oppure il wifi di una scuola. Questo studio ha messo in evidenza che nei bambini e negli adolescenti 8-17 anni previa esposizione hanno causato mal di testa, irritazione e difficoltà a concentrarsi. E te li metti il wifi in tutte le altre. Però è banale questo, non sono problemi gravi, però lo studio c'è. E se l'hanno pubblicato vuol dire che era fatto con criterio. Questo è lo studio più schiacciante. Questo cura ha preso 10 studi, i più significativi, e 8 su 10, quindi ben oltre la maggioranza, hanno evidenziato che 0,4-0,6 volt/metro, ricordate questo valore, 0,6 volt/metro, poi un valore alto, alcuni esperti di inquinamento elettromagnetico lo reputano già molto alto, quindi deve essere ancora molto più basso. Però mettiamo quello, 0,6 volt/metro, guardate cosa ha dato, problemi neurologici, cardiaci, rischio di cancro, ovviamente è aumento significativo. E cosa equivale? Lo 0,6 volt/metro ce l'ho se l'antenna, se la vedo, è più vicina di 500 metri. Se non la vedo state tranquilli perché deve passare diverse abitazioni. Ma se la vedo deve essere a 500 metri. Con l'occhio 500 metri la vedo abbastanza bene. Quindi se siete un'antenna a meno di 500 metri è molto probabile che quel valore è più alto, quindi siete esposti in base a questi 8 studi su 10. E non è poco, studi fatti non sui topi ma sulle famiglie, ok? Adesso vi faccio vedere, perché se io ho detto sì, però sarà vero che io mettendomi a 350-400 metri effettivamente rilevo quel valore che hanno dichiarato, e sono andato in campo perché sono curioso. E questo è un mio rilevamento. Questo è praticamente l'area in cui sono, quella è l'antenna, un'antenna che c'è vicino al mio comune, e questa è l'area dove io sono praticamente, ho percorso più di diversi punti. Passo un po', sono stasera andate a casa. Allora, questo è il valore non in voltmetro, che è un valore molto più diffuso, è in microwatt metro quadro, però quando è sopra 1000 sono sopra lo 0,6, quel valore soglia, che si chiama soglia di cautela. Quindi quando vedete sopra 1000 vuol dire che sono in una zona a rischio. L'antenna in alcuni punti non si vedeva neanche, perché era abbastanza lontano, perché magari c'era l'albero, non si vedeva bene. Quando indica 1 è fuori scala, siamo a 0,8 volt/metro circa, perché lo strumento questo qua non arriva sopra 0,8 volt/metro. Qualcosina che riguarda un po' le normative, qualcosina che ha fatto l'Europa. Guarda caso, nel 2011 una commissione a livello europeo di scienziati, di tecnici, hanno valutato tutto quello che esisteva a livello di pubblicazioni e raccomandano ai paesi membri di rispettare la soglia di cautela 0,6, ritorno a questo 0,6.
Perché? Perché gli studi sono chiari. Sotto non si hanno aumenti significativi di tutta quella roba che ho detto. Sopra hanno, loro dicono, guardate, tutti i paesi membri, ascoltateci, ma siccome sono raccomandazioni, nessun paese membro le ascoltate. Ma questa è una commissione europea, non sono io o qualcun altro. Tant'è vero che dicono, bisognerebbe arrivare a 0,2. Invece cosa hanno fatto? In Italia hanno aumentato, in altri paesi era già 21 metro o 60. Quindi non è stata una cosa che nessuno ne ha ascoltati. Però questi l'hanno dovuto dire, perché è chiaro. Okay. Quindi facciamo un po' il riassunto. L'impatto sulla salute, ok? Aumenta l'aumentare del tempo di esposizione. Più sono esposto e più rischio. Un'antenna mi irradia 24 ore al giorno. Se invece l'impatto di qualche minuto non è gravissimo, ok? Poi aumenta l'aumentare dell'intensità del segnale. È ovvio, più intenso il segnale, con le frequenze più mi può far male, ok? E qui viene fuori che peggio allora uno smartphone molto vicino che è un'antenna molto lontana, perché è la fonte più vicina e quindi la radiazione. Guardate che un cellulare in chiamata arriva a 9 volt metro. Quando mi connetto col modem arrivo a 1,5-2 volt metro con un portatile. Quindi vado molto sopra quella soglia di Gaudio. Poi l'impatto diverso in base al tipo di segnale. Il digitale, anche le compagnie che vendono strumenti di rilevamento, guarda che il digitale fa peggio, perché è una cosa che il corpo non riconosce, perché le onde sono fatte a forma di onda. Voi immaginate che sono come questa qui che vedete, sono tutte squadrate, proprio perché? Perché riescono a metterci molti più pacchetti dati. E quindi noi non sappiamo in realtà se fanno male o fanno peggio o fanno meno peggio. Questo è, siamo proprio alla fine, dopo magari se volete farmi domande. Mi sono divertito a chiacchierare con l'intelligenza artificiale, perché se io dovessi fare quelle ricerche da solo ci avrei messo 3 giorni. Siccome l'intelligenza artificiale ha questa grande abilità di pescare un database enorme, quindi mi tira subito fuori la cosa e poi magari vai a approfondire. Ma io non ho chiesto delle verità. Se chiedi la verità, ricordatevi che la verità è la sua. Ok? Gli ho fatto solo una domanda molto semplice. Il 5G è dannoso per la salute? E lei mi risponde, lei o lui, perché gli ho chiesto se è femmina o maschio, fa un interesse, non so, è femmina o maschio. Allora, le evidenze scientifiche, questo è quello che scrive lei, le evidenze scientifiche disponibili, comprese quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Agenzia Internazionale delle Ricerche sul Cancro, lo IARC, l'INCNIR, sono tutte agenzie fondamentalmente private, ok? Non supportano l'idea che il 5G ai livelli di esposizione previsti, quindi previsti 15 volt metro, non lo 0,6, ok? Rappresenta un rischio significativo per la salute umana. No? Però dopo gli ho fatto una domanda più specifica, gli ho detto, ma l'OMS su che studi si basa per dichiarare che il 5G non è dannoso per la salute? Guardate la risposta che mi dà. Mi dice, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condotto una revisione delle evidenze scientifiche disponibili riguardanti l'esposizione ai campi elettromagnetici e alla salute, specificatamente in relazione alla tecnologia 5G. Cioè qua si contraddice, perché è andato a vedere tutti gli studi che c'erano prima. Però dopo un po' di verità te la dice, perché non sapeva più cosa fare, come se voi a uno che sta rubando dici cosa fai? No. Allora dice, questa analisi si basa su numerosi studi epidemiologici e ricerche condotte nel corso degli anni vecchi. Ma è importante notare che, data la recente introduzione del 5G, ci sono ancora pochi studi specifici su questa tecnologia. Te lo dice lei. Quindi abbiamo inventato che non fa male. Si è capita la solidità, ce lo dice l'intelligenza artificiale che va a pescare tutti i database del mondo. Quindi tu non puoi dire che non fa male se non hai fatto studi. Tutto qua. Quindi vedete in che mani siamo. Cioè non ci sono studi. Ah, ma il digitale non ha mai fatto male a
è una tecnologia completamente diversa, perché ti arriva un segnale dalla tua televisione che è trasformato in audio e video, ma a un'intensità bassissima. Per fare una conversazione in video chat l'intensità si quadruplica, si decuplica. Quindi ti dicono robe fasulle. Addirittura un tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità dice: ma tanto tu sei in download, mica sei in upload. E tu, ma prendi uno strumento, misura. Capite? Ma se questi sono i geni italiani, dico, ma prendi lo strumento e misura e vedrai che non c'entra nulla da download a upload. Tu, lui è collegato al modem, c'è uno scambio sempre continuo, io non è che mi invento le cose. Quindi per dire che nessuno ancora può essere certo dei danni, cioè ci sono molti studi che dicono che l'interazione non è positiva, è negativa. Studi che dicono che puoi andare incontro a un cancro dopo anni di esposizione, c'è stato qualcuno che è stato anche risarcito. Però se tu non studi il fenomeno, tu commetti un reato, perché tu la distribuzione di 4G è distribuita a tutto il globo e tu sei responsabile di quello che fai. Allora tu dovresti obbligare le compagnie a fare ricerca, e se la ricerca va a buon fine, a quel punto lo puoi mettere in commercio. E invece questa cosa non è stata fatta. Fondamentalmente la sperimentazione avviene adesso, anzi ti è avvenuta le 4G da bel po' di anni. Tutto qua. Quindi concludo veramente dicendo, purtroppo è questa la realtà. Secondo me, è un parere personale, le istituzioni non siamo molto importanti, è più importante l'economia, perché qualsiasi Stato avrebbe dovuto obbligare i suoi ricercatori, visto che ci sono nelle università, Marinelli ha lavorato nel CNR ed è stato l'unico ricercatore che ha detto che quel valore è fondamentale, perché gli altri ovviamente ne hanno fatto stare zitti. Ma uno Stato che non tutela la salute dei propri cittadini a discapito di una per avvantaggiare una tecnologia, e vi dico che hanno negato 2 milioni di euro a uno dei più grossi istituti di ricerca italiani, famosi in tutto il mondo. E se tu mi neghi la ricerca, vuol dire che c'è qualcosa che puzza. Che quindi non sono in grado di dirvi che fa male, è ovvio che per me fanno male. Però non posso firmarlo sullo studio, perché lo studio non lo fanno e io non ho la capacità di fare uno studio, perché uno studio richiede 1 milione di euro. Quindi adesso darei a voi la possibilità di fare qualche domanda e cerchiamo, perché poi non siamo andati nel discorso, ma cosa possiamo fare per non far mettere le antenne? Qui non mi metterei mai nel posto dei sindaci, perché il sindaco, ma io lo capisco, può fare ben poco. Può fare molto se è supportato dalla comunità. Nel mio comune un sindaco a favore è riuscito in tutti questi anni a non far mettere più nessuna antenna, però aveva una raccolta firme consistente. Beh, pensate, facevamo le riunioni questa sera, ma avevamo questa gente in un comune di 7.000 abitanti, dicendo ai privati di non dare terreno, e ci siamo riusciti. Ma capite che lavoro abbiamo? Io ho fatto tante conferenze in quel comune, nel mio comune. Qualcuno gliel'aveva dato in affitto, oppure c'era il contratto, poi gli ho detto, è un noto avvocato della mia zona, l'abbiamo invitato, lui rappresenta come voi stasera, e gli ho detto, tu fai mettere l'antenna, quindi ti fai molti nemici nella zona, perché non hai problemi economici, questo non ha problemi economici a casa dappertutto. Ho detto, ma guarda che quella zona che tu vuoi trasformare in residenziale, se metti l'antenna ti si valuta tantissimo, quello l'ha dormito. Bene, siccome questo è un avvocato, è andato in causa, alla vinta, l'antenna non l'ha messa, ma non per tutelare i suoi amici, perché gli svalutava il prezzo della zona residenziale. Però ci siamo riusciti, perché gli abbiamo dimostrato che praticamente lui ha avuto un danno come tutti gli altri, un danno economico. Perché ragazzi, se fate una casa e mettete un'antenna vicino, farete molta fatica a venderla. E ve lo dico perché mi arrivano tante chiamate di dire, oh, ma c'ho la casa, bella, tutto, ma c'ho l'antenna. E dico,
se la vedi vuol dire che ti irradia, ok? Quindi per dire che possibilità abbiamo, la possibilità l'unica che abbiamo è stimolare l'amministrazione che ci aiuti, e insieme il sindaco cosa fa? Chiama le compagnie e dice guardate che la popolazione non le vuole, e spesso la compagnia fa passi indietro perché non vuole bruciare la reputazione, ma per legge non c'è niente da fare, perché vincoli ambientali non reggono, possono reggere tipo linee del metano, tu la metti vicino, è pericoloso, ma solo quello. Adesso basta una comunicazione, dopo non sono formato di tutela, ma adesso anche il mio sindacato, loro posso, devo comunicare solo quando aumentano la potenza, se non puoi fare più nulla. Guarda caso, sulla l'antenna che metteranno dopo tanti anni che non ci ha messo niente, è vicino a casa del sindaco, mi dispiace anche perché lui si è battuto, però fino adesso siamo al comune con meno antenne in assoluto. Se voi andate a Tiene, Tiene pieno di antenne, e infatti dove andate sono valori molto molto elevati. Poi l'ultimo obiettivo, perché poi tanto ci saremmo andati, il piano antenne. Un comune potrebbe spendere 30-40 mila euro e fare un piano antenne, lo ammette la legge. L'ha fatto San Zenone degli Zerini, come è andata a finire? Hanno preso tre esperti indipendenti, perché il piano antenne te lo fanno anche la Vodafone. Grazie, però una che ti metto l'antenna che sulla testa. Hanno chiamato tre esperti indipendenti, mi hanno invitato quando hanno inaugurato il piano, perché l'avevo proposto io a un comitato che poi dopo si è messo insieme al sindaco, gli ha detto guarda ti faccio vedere i voti, se ci aiuti, così il sindaco effettivamente si è messo dalla parte del comitato. Bene, il piano antenne l'ha fatto molto bene, perché tu non puoi evitare di mettere le antenne, tutto qua, sono opere primarie. Però sono riusciti, non ho messo che metto lontano dagli obiettivi sensibili come le scuole, il corpo degli anziani, gli asili e così, quindi ha fatto un bel lavoro. Come è andata a finire? E mi hanno detto questa è una roba di un anno fa, l'hanno messa nel privato, perché il piano antenne devi rispettare questo piano, è pubblico. Invece loro se ne sono fregati, hanno trovato il privato, sono andati in capo col comune, hanno vinto. Quindi anche il piano antenne non serve a nulla. Perché? Perché loro vanno in casa, hanno locali forti e la vincono. Questa è la realtà, è brutta dirla, ma è l'unica cosa. L'unica cosa che ci rimane è fare massa, andare dall'amministrazione, cercare di essere uniti e provare a come si dice, a dissuadere la tecnologia. Le ordinanze non valgono niente. L'hanno fatte 400 sindaci, ma non valgono nulla. Addirittura poi deve adattare una nulla. Okay. Però se tu dici, guarda, i miei cittadini non le vogliono, bastano quelle che ci sono, perché devi metterne di più? Allora ti ascoltano, però non sempre. L'unica cosa che ci rimane, ragazzi, è difendersi. Questo lo possiamo fare tutti. Quindi l'ultima cosa che dopo ti fate la domanda, perché sono di 93 ore. Camera da letto, affacciatevi. Guardate se ci sono le antenne, le vedete bene se ci sono vicine. Se non la vedete, tranquilli, perché 700 mega è ancora poco diffuso, non è un problema da adesso. In più, anche se c'è comunque due o tre case davanti, comunque lo schermano un po', e comunque è sempre una radiazione che va a sommarsi alle altre. Non è che sparano 2 metri con 700 mega, perché non c'è bisogno, perché lui va molto lontano. Quindi se non vedete l'antenna state abbastanza tranquilli. Okay? Se però la vedete bene davanti a casa, lì vi consiglio di far dare un'occhiata. E allora in quel caso come si interviene? Se le pareti schermano bene, basta una zanzariera metallica, spendete anche molto poco. E quello vedete l'abbattimento prima e dopo di metterla. Quello è invalido, poi qua c'è pietro che uno deve installare, uno di noi. Ovviamente non per forza sta pietro, ma perché se uno c'ha l'antenna lo farei a casa mia. Ma poi lo volete fare da solo, lo potete fare, potete andare a fare a me, una zanzariera metallica, quella per i conigli, che ha è una zanzariera, la stessa cosa, la zanzariera ma deve essere d'alluminio, la mettete con due puntine nel vetro e ottenete un abbassamento notevole. Quindi solo quello già vi evita praticamente più di 4 volte, cioè inferiore alla radiazione, perché le pareti comunque si chiamano la. Se non la vedete, oppure se la vedete e vi sporgete non troppo se lo cadete, se la vedete laterale tranquilli, perché lo specchio è molto accorciato, deve essere davanti, allora lì è pericoloso. E qui finisco.
della, del, sì, dei sindaci e della, della comunità. Buonasera, buonasera. Questa è fondamentale. La domanda, si vedono i vari video degli apparecchi che costruiscono, che vanno, dicono in risonanza rispetto al segnale e lo annullano. Ho molti dubbi nel merito, cosa puoi dirci? Sono anche i film di fantascienza. Allora, purtroppo, guarda, credetemi, noi abbiamo un gruppo, una chat privata dove dialoghiamo con tutti, siamo una trentina di operatori e dialoghiamo, e spesso vengono fuori questi strumenti qua. Allora fa vedere lo strumento che adesso guarda, molto non faccio, non dico neanche il nome, ma per me è già scontato come funziona. Ti fa vedere che lo accendi, c'è un valore, poi dopo accendi questo dispositivo, si alza. Ma il dispositivo che rileva non è per le radiofrequenze, per i campi magnetici. Ci sono dei dispositivi non che annullano, per esempio io ho un amico che lavora a far giardiniere e usa spesso le piattaforme. Loro hanno nel telecomando hanno un sistema che annulla il cellulare, perché se uno chiama quello della piattaforma cade, perché va a interferire con i comandi del, con i comandi del telecomando. Allora c'è un sistema che cosa fa? Non è che annulla il cellulare, sovrappone tante di quelle radiofrequenze che lo manda in tilt. Quindi attenzione, non c'è nulla che annulla un segnale. L'unica cosa, prendi il tuo smartphone e lo metti dentro la carta d'alluminio. Quella è l'unica cosa che lo annulla. Oppure un contenitore del latte con l'alluminio, lo mettete dentro, quello lo annulla. Ma uno strumento che annulla un altro vuol dire che fa ancora più interferenza, ma quello lì se si azzera, perché non è strumento adatto a fare quella rilevazione qua, solo che vi fregano, che poi non sono strumenti che costano poco, ma costano migliaia di euro. Quindi non vi, non, nulla toglie un'altra volta, l'unica cosa che toglie è uno schermo. Ho un'antenna, una zanzariera metallica, la zanzariera si interpone e una parte viene assorbita e una parte viene riflessa. L'unica cosa che schermo. Quindi uno scudo, quindi sono tutti ciuffini, quelle là. Se non sbaglio, e ti chiedo se appunto mi confermi, l'Italia è l'unico paese dell'UE dove la media viene calcolata nelle 24 ore grazie al signor Monti 2012, se non sbaglio. Perché è vero il discorso dei 60 o 61 volt per metro, che non so, in Germania, ma loro calcolano dalle informazioni che si trovano in pochi minuti a metà mattina circa, è vero o no? Perché se fosse così è chiaro che... Allora ci sono sempre i trucchi per farci, per ingannarci, perché allora pensate come quando la legge era 6 col metro come valore di qualità per le radiofrequenze ed era un valore esagerato ma molto meglio di altri paesi. Un certo Giuliani, che è un ricercatore che era molto, molto quotato anche in politica, aveva insistito di abbassare i limiti, no? Erano 60 col metro iniziali. Lo sapete come hanno fatto a abbassarli? Hanno detto, vabbè, te va bene se li dividiamo per 10? Lui ha detto, vabbè, lo prendono la sciara, va bene. E lui ha solo insistito, però nei 6 minuti. Questo non sapevo nulla e hanno confermato i 6 minuti. Perché 6 minuti? Perché un corpo biologico in 6 minuti gli fai un danno se continui oltre. Ok? Perché 6 minuti resiste. Un picco di 6 minuti, tutto sommato, lo tolleri. Poi è arrivato Monti, 24 ore. Cioè, ma è così. Senza nessuno, lui l'aveva detto, sì, ok, un picco mi va bene di 6 volte, però almeno sui 6 minuti, perché chi fa studi in biologia sa che il corpo riesce a resistere un picco di 6 minuti. Poi siccome non bastava, perché alcune zone si sforava, allora cosa hanno fatto? Nelle 24 ore, perché? Perché di notte i valori si abbassano e fa meglio con quelli del giorno, quindi paradossalmente di giorno puoi avere 12 volt metro e di notte va a 3. È tutta una fregata per noi. Ma sta roba non l'aveva capita nessuno. Dopo un tecnico ci ha detto che ragazzi, Monti ha, Monti sul governo, Monti, per fregarci fondamentalmente ha fatto questa roba, dico fregarsi in senso, come posso dire, cioè, se tu non mi dici il perché, a quel punto sento la puzza.
Perché? Perché devi fare le 24 ore quando hai stabilito 6 minuti con un obiettivo? 24 ore non c'entra nulla con i 6 minuti, quindi tu hai fatto una roba come ti pareva fondamentalmente, senza interagire con nessun ricercatore. Perché? Perché ti serviva probabilmente per alzare di giorno e passare di notte, che è sempre così, perché di notte sono collegati molto meno dispositivi ed automaticamente si abbassano le soglie. Questa roba non lo dico io, l'hanno detto Repo, l'hanno detto altre trasmissioni che allora hanno evidenziato questo fatto, praticamente. Puoi portare... Buonasera, grazie per l'informazione. Forall l'ha nominata prima come azienda, sia su Rugine, che è un comune qua a Quano, adesso parlo Santa Maria di Sara, non sono il Pavano, e anche a Sego, sempre il Pavano, su tutti i lampioni del comune, va ad affiggere degli adesivi dove dice che all'interno è stata portata la fibra ottica. E se si va a vedere bene l'etichetta, sul fianco c'è scritto internet senza fili per tutti. Allora, così, sa qualcosa in riferimento a quello che stiamo facendo? Poi, so che Corolla non lo sa, quindi è un'azienda che sempre di Paolo, ma mi sembra strano che stiamo usando i lampioni con la fibra ottica quando in realtà la fibra ottica non l'hanno sempre fatta correre, facendo poi tirandola sotto circolare la strada. E, prima cosa. La seconda cosa, sono d'accordo anch'io che gli strumenti che bloccano delle onde sembra molto strano, perché almeno non risulta neanche a me. Però so che l'armonizzazione è possibile, ok? Quindi l'armonizzazione sì, delle onde. Questa la conosco e so che è possibile fare questa. Terza, finisco. Qui è il famoso Flexible. L'ultima non ho capito. La terza, parte dalla terza. La terza. Flexman. No, allora su, allora io so che Forall è un distributore di wifi tipo WiMAX a frequenze alte, loro mettono dei ripetitori, mettono un'antennina che li vede e distribuisce il segnale all'interno. Poi che se mettono nei lampioni non lo so, però non, mi sembra strano. Però sai, è difficile perché se tutta la tecnologia è complicata, fa tanta roba. Poi ti dico, generalmente l'operatore come Euro eccetera viene lì, ti mette l'antennina, guarda, si vede il ripetitore e se lo vede te la mette, se no non te la mette. Se poi lo diffondono nei lampioni, però mi sembra strano che concedano di farlo, però potrebbe è una cosa che... Quindi non lo so, perché è difficile seguire tanta roba, poi mandano il fuoco, ci vedono tutti questi fili arrotolati con una farina. Ma è vero, bisognerebbe capire. Allora, lo strumento che abbiamo noi abbiamo fatto 10 giga, quindi si riesce a vedere. Okay? Se dopo sono frequenze più alte, no, perché ancora strumenti con frequenze più alte di 10 giga costano tantissimo. Ma secondo me sono ancora poco frequenti. Riguardo l'armonizzazione, certo che esiste. Allora, se voi andate sul mio canale Telegram, ma anche sul mio sito, noi utilizziamo come gruppo due armonizzatori, uno si chiama Entre Gutte e uno praticamente si chiama Armonio, che poi Armonio è un nome che non ce lo paga quando, cioè, abbiamo fatto delle cose insieme e noi li utilizziamo per qualificare, okay? Però ricordatevi, l'armonizzazione sottile, tu con lo strumento non noti nulla, è solo chi ha delle sensibilità, che sa utilizzare la radiestesia, che vede l'effetto, ma oggettivamente non lo puoi dimostrare, okay? Quindi l'armonizzazione è questo grande limite, che secondo me funziona ma non è dimostrabile, perché non abbiamo le macchine sufficientemente precise o sensibili per vedere l'armonizzazione sottile. Però sono due dispositivi gratuiti che vi costruite da soli, io li utilizzo dalla vita, l'ho anche nel mio cellulare, ve l'ho costruito e nel cellulare secondo me sono molto efficaci, perché loro non vanno a togliere la radiofrequenza, ma vanno ad armonizzarla, cioè a renderla più, diciamo, più compatibile col corpo, non
non è che tolgono la radiofrequenza, la vanno a rendere meno dannosa. Però è un discorso che nessuno può dimostrare, perché lo puoi vedere solo chi sa usare l'anestesia, quindi, oppure la sensibilità di persone che sentono effettivamente la tensione, eccetera. No, volevo soltanto sapere gli studi che lei ha citato questa sera, li troviamo sul sito per poter un attimo visionare, sì, e anche per poter argomentare se ci capita qualche incontro, dibattito, fondandosi su dei dati, insomma, per citare qualcosa che di solito, quindi rischiamo di essere imparati. Allora, gli studi nel sito che si chiama terapiedellacasa.it, quello proprio del gruppo, ci sono tanti studi che abbiamo caricato. Secondo me però il sito più fornito è bioiniziative.org, perché lì è solo raccolta di studi. Solo qual è il problema? Che non essendoci studi oltre il 3G, tu con cosa ti presenti in comune con uno studio del 3G? C'è l'OMS guarda quelli del 3G. Nessuno di tutti mi è, e quindi c'è, se non facciamo male il 3G, vuoi che fa male il 5G? Cioè, fa anche ridere, no? Le ASL riprendono quello che dice l'OMS, la mamma che dice al figlio di dire certe robe, ma non puoi valutare una tecnologia completamente diversa a livello digitale da una tecnologia come il 3G che aveva un protocollo completamente diverso. Però sai, ognuno fa quello che vuole, alla fine questi sono credibili, magari un ricercatore poretto che dice delle cose vere non lo crede nessuno. Però è così, gli studi purtroppo, ecco, quello secondo me è più importante, è quello del Consiglio d'Europa, perché lì ci sono dei ricercatori che dicono che il valore deve essere quello. Allora o questi sono deficienti, oppure evidentemente hanno guardato la bibliografia e hanno detto che il valore là. Marinelli dice la stessa cosa, c'è il ricercatore del CNR, 06, lui ha fatto studi sulle cellule, e vedi che 06 è un valore che anche a livello cellulare lui faceva le cellule in vitro, le cellule comunque non muoiono. Solo 06 le cellule muoiono. Quello il primo San Marino, poi muoiono. Questo è uno studio che poi Marinelli ha riportato in diverse interviste che ha fatto. Okay? Ma ci sono diverse ricerche che confermano che lo 06 è un valore attendibile. L'unica cosa, quando vai a parlare con l'amministrazione, gli porti lo studio del Consiglio d'Europa, perché è quello più fatto bene, che poi ho fatto anche solo una parte, mi dice che le scuole non dovrebbero avere il wifi, ma dovrebbero avere tutte le linee cablate, lo dice l'Europa, però è 2011, dopo non è stato fatto niente. Ce l'ha un ragazzo. Tanto molto astuta l'idea di dire che si sparuterebbe il mercato se si sta dando delle antenne. Lavoro nell'immobiliare ed è un'ottima idea, se vi serve qualche bella valutazione a ribasso per convincere qualcuno e volete possiamo collaborare. No, a parte gli scherzi, la mia domanda era più sul Bluetooth, perché a scuola, ricordo le superiori, ci avevo fatto un intervento e avevano detto sì, di stare lontani, tenere il telefono in un suo aereo e fare qualcosa di questo tipo, non erano molto preparati alle domande sul Bluetooth, quindi volevo chiedere che tipo di onde sono, se sono come quelle che abbiamo visto e come ci si protegge da esse, e poi chiedere perché quando facciamo una chiamata sparisce internet, non riusciamo a usare internet. No, beh, qui andiamo un pochino fuori argomento, perché andiamo su domande un po' troppo tecniche per quanto riguarda i dispositivi che utilizziamo. Ti rispondo rapidamente: il Bluetooth è un problema se tu l'accoppi con un dispositivo, allora c'è la conversazione tra i due. Però ti ricordo che comunque sono radiofrequenze estremamente deboli, perché non sono fatte per collegarti a 20 metri, devi stare molto vicino. Quindi quando tu tieni, tipo mia figlia lo usa, però lo smartphone e le casse le tiene a 4 metri. Tipo in macchina è utile, perché il cellulare lo tiene un po' distante, usi il Bluetooth, che sono frequenze comunque, radiofrequenze comunque intensità più bassa. Molto peggio le cuffie a chile. Sì, ma è ovvio che il Bluetooth più le cuffie è disastroso, perché tu hai comunque
lo smartphone con le sue dati, cioè vai vicino al corpo, più hai il collegamento in Bluetooth con le cuffie, ma le cuffie sono attaccate al cervello, allora li cambia, e lì è deleterio, quindi molto meglio gli auricolari fino in quel caso. Quindi il Bluetooth di per sé, se non è copiato, dopo un po' si spegne, non è continuo, lo wifi no, invece lo wifi è continuo, anche lo spot del cellulare continua. Bluetooth invece se non si accoppia lui fa la ricerca, ma se non trova niente poi si spegne, però se è accoppiato è un problema. Allora la chiamata perché ti va via internet? Semplicemente perché lui switcha nel 2G e lui non può fare due cose contemporaneamente, perché la compagnia, credo che alcune compagnie offrono servizi, ma sono servizi più professionali, invece tutti i servizi a basso costo praticamente no, uno all'altro. Infatti io, siccome ho un modem, che è un modem 4G fuori dal giardino che, con il quale mi ci connetto e spendo pochissimo, ma l'ho dovuto fare perché la connessione fissa era pessima, e quando però qualcuno mi chiama, mi cade la connessione. Infatti devo tirare su la cornetta del telefono per evitare questo problema. Domande? Sì, quella è la cosa più importante, quando non lo usi disattivi i dati. Buonasera, e quindi a che ha previsto comunque stanno installando le antenne nei panni della luce, almeno così si considera e c'è un po' di preoccupazione nella provincia di Treviso. Ma oltre a questo, dato che in casa possiamo fare qualcosa, cioè eliminare tutte quelle tutto ciò che interferisce, può interferire con la salute e che possiamo tutelarci, allora non si può fare, perché siamo fermi, come siamo fermi in aperto, e si sta fermi per tante ore e siamo in un brodo di cariche elettromagnetiche di tipi. Soprattutto su alcuni tipi di lavoro dove ci stanno molto fermi e si devono utilizzare quelle tecnologie perché non ci si può superare. L'armonica è sufficiente? No. Sì. Se vediamo i occhi non devo urlare, c'è sotto la voce. Cioè, Emil, devi mettere le scarpe, vai, ce l'hai, c'è la pagina. È apposta. Allora, ripeto, quando si dorme è un atteggiamento completamente diverso da quando siamo vigili. Se io, vabbè, io faccio anche altre cose, non guardo solo l'inquinamento, ma guardo la questione del sottosuolo, è una cosa più complessa. Però ti posso dire, da più di 24 anni di indagine, 25 ormai, le persone si ammalano quando dormono. Molto raro che ci siano problematiche nelle zone di lavoro, perché il corpo è vigile. In più c'è una, perché dopo andiamo su argomenti che alcuni fanno fatica secondo me a digerire, per questo cerco di stare su un profilo più scientifico che in realtà, diciamo così. In realtà è una cosa banale, la dico perché penso che siete abbastanza grandi da poter magari seguirmi. Perché di giorno c'è meno problema rispetto alla notte? Secondo voi, perché di giorno il corpo resiste meglio a qualsiasi aggressione ambientale, non solo elettromagnetica? Chi lo sa, però è molto giusto. Come? Non si passa quando è che andiamo a. Sì, ma c'è una cosa molto più importante. Di giorno cos'è che c'è? Il sole. Il sole, anche se non lo vedete, che adesso piove sempre. Guarda quando piove non sono tutti tristi. Quello vi dice c'è qualcosa, no? Il sole è il più grande compensatore di energie di tutti i tipi, ma perché ha una frequenza ben precisa ed è per noi una frequenza vitale. Se voi mettete una pianta al buio, cosa fa? Muore. Non è che invento niente. Il corpo al sole, ma anche se ha una nuvola, ma che c'è una buona luminosità, si rigenera. Di notte il sole c'è? No. Il corpo sta fermo in una posizione e ci sta 8 ore. Pensate che hanno fatto una stima di una persona di 60 anni, dorme sul letto 40 anni. Non dorme, sta sul letto, perché
malattie, riposo, legge un libro. Quindi di notte è un bel periodo in cui voi chiudete gli occhi e vi svegliate dopo 5 minuti perché non hanno il sonno. Quindi la notte è una valanga di tempo, in più il corpo cosa fa? Si rigenera. Quindi l'atteggiamento che c'è di notte, non c'è il sole, stiamo fermi, ci rigeneriamo perché il sistema immunitario lavora tantissimo di notte, è l'unico sistema che non è stand-by. Di giorno il sistema immunitario invece lavora molto poco. E questa è la differenza. Quindi di giorno non mi preoccuperei tanto, certo se lavoro l'amianto o lavoro con i metalli pesanti, un altro discorso. Però nel luogo di lavoro cosa posso fare? Quando dove il modem sto un pochino più lontano, quello lo sposto un po'. Se però non riesco, mi costruisco 2-3 armonio e mi alimento sotto al modem che dentro non sa nulla. E vi dico che funziona abbastanza bene, molto bene. Non voglio esagerare, ma io a casa mia ho avuto così molti problemi di inquinamento elettrico che non riuscivo a togliere. Perché lì nel luogo di lavoro non puoi metterti a schermare, a portare giù a terra le robe. Però un armonio messo lì e potrete notare che magari diventano tutti più contenti. Perché è un dispositivo che non nasce a caso, io ho solo messo insieme dei pezzi, non l'ho inventato io. Io ho solo assemblato alcune cose che altri non abbiamo insegnato a fare. Però secondo me da quello che sto vedendo ha dei buoni risultati tipo nei traumi, però ai cuochi a sperimentare, ce l'ho fatta di vostra responsabilità, però. Uno l'altra volta ho fatto 30 km, sono un buddista, torno a casa, il ginocchio che si blocca, l'ho messo sul ginocchio e mi è passato completamente il dolore. Ma non so perché fa così, però se funziona così vuol dire che armonizza, quindi è compatibile con la mente, tutto qua, per non andiamo oltre gli strumenti. Com'è? Cos'è? Armonio, andate sul mio sito, c'è proprio il file, lo scaricate e lo costruite, ci sono tutte le istruzioni, è gratuito. Poi se qualcuno non ha voglia di spendere un po' di... perché lì ci vuole un nastro di rame, ci vuole un po' di roba, è ovvio che se ne devi fare uno ti conviene chiamare uno degli operatori del gruppo e te lo fate mandare. Loro con 5-10 euro non gli danno, ma lo fanno con il lavoro che ci mettono, non per vendere uno strumento, perché non è nella nostra ottica vendere strumenti. Però fatemelo da voi, magari uno lo fa per 10 e rimborsate i soldi del nastro che costa 20-30 euro, perché il rame costa, ma ce ne fate. Cioè alla fine un armonio costa 300 euro, cioè, solo ovvio, se ne fate uno. Va bene, però non approfondiamo, siamo qua col tema delle antenne che... per esempio, io le antenne che ho lassù a Rullo, una casa su in montagna, ci ho appiccicato 3 armoni. Funziona, non lo so, però secondo me da prove fatte funziona. Quindi da ora in poi tutti appiccicare armoni delle antenne che avete vicino. Grazie Achille per la serata. E, proprio parlando di montagna che hai detto adesso, mi sono venuto in mente quest'estate, tornando da un viaggio dall'Austria, entrato in Italia, e tutta la zona che viene giù da Belluno, Cortina, eccetera, c'è, parliamo non di decine, di centinaia di pali grandissimi, neri, con due righe bianche e una telecamera. Sai cosa sono? Per caso, quando si fa musicista, dovevamo girare un video su Montepiana, ve la faccio breve, per arrivare su con l'AGI dovevano aprirsi un cancello e ci voleva l'autorizzazione della municipale di Aulonzo. Fatalità, è uscito questo discorso qui, mi hanno detto che quei pali che ne hanno l'antenna e la bandierina italiana di Sveda Adet, sono le antenne predisposte già per la guida autonoma per Cortina Milano 2026. Quindi è stata fatta la spesa prima ancora che abbiamo le macchine che guidano da solo, insomma, andato per fuori prese. Ed è da Longarone a Tai. E poi ce n'è qualcuno verso Benassi, insomma. Ecco, per cui fatalità l'ho saputo nel 2022. Così anche peggio, perché ovviamente se te l'ha detto sicuramente. Io dico, una o degli obiettivi ambiziosi dell'internet delle cose, mandare le macchine in modo automatico.
Poi se c'è il dirupo e faccio lo stesso, non mi preoccupare. Ecco, abbiamo un ospite stasera che è presidente del sindacato Finsi, Ciro Silvestri. Ci ha fatto una sorpresa e quindi ha un paio di cose da dirci. Buonasera. Cittadino interessato a una delle tante avversità della vita, perché purtroppo quello che sta succedendo sempre più spesso è che la tecnologia per tante cose ci viene in soccorso, per tante altre ci sta creando un po' di problemi. Da docente, insomma, da conoscitore del mondo della scuola, per esempio, uno dei problemi, a parte il discorso del wifi, è il superutilizzo del digitale, l'apprendimento digitale, che fa perdere una serie di facoltà, diciamo, come dire, anche intellettive, e questo non lo dico io, lo dice la Commissione del Senato, per cui voglio dire più che attendibile, diciamo, come forse. Detto questo, come ci si fa a difendere da queste avversità che comunque diventano sempre maggiori, insomma, su ogni piano? Con quelle che sono le iniziative come quella di stasera, l'associazionismo, e permettetemi di dire quanto è sano anche con il sindacato, nel senso che associarsi assieme, stare insieme per affrontare quelle che sono le tante difficoltà, facendo ricorso, diciamo, agli esperti di settore, perché poi non si deve correre il rischio, come dire, di vedere complotti e pericoli dappertutto, ma bisogna conoscere le problematiche, bisogna sapere affrontarle e creare gli strumenti di difesa che sono in parte attraverso la tecnologia, ma in parte anche attraverso le battaglie di tipo sociale e di tipo giuridico, quindi avversando quelli che sono gli abusi della tecnologia, ma più della tecnologia, di chi impone la tecnologia secondo certe modalità. Tutto qui. Qualcun altro? Ok. Sparta la cerca. Scusate se, ma tu cosa ne pensi del progetto di Elon Musk, Starlink? 12.000 mini satelliti a 10.000 km, ne hanno già piazzati 1.000 e passa. Poi io non è che stia dalla mattina alla sera, però su 28 anni circa ogni tot mi informo e mi stanno tutto. Ma non è che ho la sfera di cristallo. Ti posso dire, per competenza su questa materia qua, che un satellite non mi preoccupa come un'antenna, perché il satellite ce l'hai a chilometri e sono, ti fa conto il GPS, no? Il GPS, cioè alla fine sono delle piccole onde elettromagnetiche, ma impercettibili anche con i nostri strumenti, che sono abbastanza sensibili, che il nostro satellitare triangola e poi ti dà la rotta. Il GPS non fa assolutamente male, per dire, perché è in ricezione, come anche sveglie automatiche che si mettono a posto da sole, arriva un segnale a bassa frequenza da non so dove, Francoforte, dov'è, arriva 2-3 volte al giorno, non sono più i problemi, perché l'intensità è proprio trascurabile. Il problema è lo smartphone sempre nelle tasche, perché stasera non ha mai affrontato il problema dei mobile device, questa roba qua, ma io ho fatto un incontro con una brava psicologa specializzata in queste, e lì, no, riprendo un po' quello che diceva lui prima, il problema dello smartphone, perché ormai ce l'hanno tutti i nostri ragazzi, ce l'ha anche mia figlia, è proprio che ti diventi cerebro lobotomizzato. Perché? Perché di fatto li tengono lì con dei programmi che neanche le persone che li costruiscono li danno ai figli, non serve. Perché? Perché di fatto sono fatti, se guardate, perché Facebook sta fallendo piano piano? Perché c'è del testo. Adesso è tutto video e fotografia. Perché tutte, guardate quei corti che fanno su YouTube, ma anche io a un certo punto vado in loop. Perché? Perché il cervello fanno quelle robe, perché sanno che ipnotizzano, perché sanno che fanno audience, che fanno numero. E i ragazzi non hanno la criticità per dire no, basta, non ce la fanno. Allora cos'è un escamotage che ho fatto con mia figlia? Con buoni risultati, non dico buoni. Gli ho imparato da quando è piccola a disconnettere il cellulare, ossia disabilitare lo smartphone. Allora, le modalità Bluetooth non serve a niente, a meno che non ti colleghi con le casse o con gli auricolari.
Wi-Fi non serve se non c'è un modem, ok? Praticamente cosa c'è? C'è l'hotspot che non serve se non ti colleghi come modem, e rimane la linea dati. La linea dati, ma neanche voi riuscirete a disattivare, non che non l'avete fatto già da tempo. Perché questo? C'è un motivo molto semplice. Perché dal momento che tu disabiliti la funzione dati, non ti arrivano più le notifiche. E allora cosa succede? E questo è questa psicologa esperta di web e tutte queste robe qua, le problematiche emozionali dei ragazzi più o meno. Perché ogni notifica c'è una scarica di dopamina, che è l'ormone della felicità. Perché la notifica non è della gestione d'entrata, la notifica è di qualcosa che ci piace, un gruppo che ci piace. Quindi ogni notifica, ogni bimbo, ogni canzoncina che ci arriva ci dà una scarica di dopamina. Ma non è come io la creo in modo naturale. Mia moglie mi ha preparato un pasticcio, vado a casa che sono felice, perché se questa battuta magari mia moglie è una frana a casa, però magari solo pensare che ogni giorno lo fa, mi rende felice. Perché? Perché io creo un desiderio di scarica di dopamina, ma su richiesta, non passiva, attiva. Lo smartphone invece è una scarica passiva, perché non dipende da te, ma dalla notifica che arriva. Allora, io non so come usate lo smartphone, provate domani a vedere se lo raggiunge. Disattivate la linea dati per più di 2 ore, andate in depressione. Ma è normale, perché? Perché il corpo è pronto. Oddio, arriva la felicità, oddio, arriva la felicità, paf, felice. Poi, oddio, arriva la felicità, vai in crisi di astinenza, ok? Se tu non attivi i dati, a un certo punto non arriva, non ce la fai più, vai dietro la colonna e ti attivi i dati, così nessuno ti vede. È così, perché siamo assoffati. Mia figlia invece lo fa in automatico, finisce la conversazione, finisce di rispondere, tanti attivi i dati. Quindi lei non ha la reperibilità. La telefonata ti arriva lo stesso, sì. Arriva, allora, se metti in modalità aereo non arriva nulla, infatti in modalità aereo non serve a nulla. Tu devi disattivare i dati, allora non ti arriva tutto quello che è internet, diciamo, messaggistica, sta roba qua, ma un sms ti arriva e una chiamata ti arriva, quindi sei reperibile. Quindi di notte, se uno vuole usare come sveglia il cellulare, praticamente disattiva modalità dati. Però attenzione, gli iPhone purtroppo non abbiamo capito, ma non si disattivano completamente le funzioni, tu disattivi tutto e ancora in radio. Infatti ho problemi con mia figlia di prendere l'iPhone. Sì, perché poi la crisi isterica, perché ormai va è figo per l'iPhone. Però perché? Perché li ho provati iPhone dei parenti che mi volevano regalare mia figlia, cavolo, non si disattivano le funzioni, non capisco il motivo. Invece negli Android non c'è problema, vale, i dati dopo un po' si disattiva. Ma l'iPhone nemmeno se lo spegni. Sì. Perché ha il tag. Sì, appunto, quindi è una tecnologia probabilmente che non ammette che tu lo possa far stare. Perché in caso qui lo perdi, gli altri te lo trovano tramite i tag. Ecco, probabilmente c'è delle app di background che lavorano. Però per dire, se voi imparate a decidere voi quanto vedere, già siete un passo avanti. Ma se voi siete passivi, provate, non sapete stare senza dati, diciamo, senza connessione diretta. Perché? Ti arriva tanta roba. Sì, ovvio, perché dopo ti arriva tutto quello che non ti arriva prima. Però comunque è sempre meglio prendere una bella porta di tanto che ne continuamente. Come se bevi il vino, se lo bevi sempre quei 2 dita, alla fine vedete alcolizzato. E purtroppo così, i nostri giorni invece sono sempre connessi. Infatti mia figlia mi dice: ma papà, sono una sfigata perché sono l'unica che la disattiva. Sì, ma guarda caso, se stai molto meglio del tuo amico. E lo vedi, mio figlio non si ammala mai. Quindi per dire, perché? Perché è una radiazione, voi pensate, un cellulare con la linea dati ogni 2 minuti ti dà una scarica di 4, 5, 10 volte alla faccia dei 0,6 metri, per tutte le ore. Poi molti ragazzini che di notte non tengono accesa, dicono perché magari alle 4 di notte gli arriva la scarica di felicità. E questa è la problematica. Insegniamoli a non essere reperibili 24 ore al giorno. E già quello è un passo. E allora vedrete che loro lo utilizzano con intelligenza. Se adesso voglio vedere come scritto, decido io, non decide lui. E già secondo me è un grande obiettivo.
Però provateci voi e vedete che non ci riuscite. Sono una curiosità, i vecchi telefonini, io ho un vecchio Nokia che sto iniziando da un po' a utilizzare e lascio l'Android a casa quando la sera per vari motivi, varie sollecitazioni che ho avuto. Volevo sapere il tipo di onde elettromagnetiche di questo aggeggino è superiore, inferiore, come funziona? Allora, la tecnologia GSM è identica a quella dello smartphone. Quando tu non chiami non ti arriva nulla. È fatta così, quando uno ti chiama, ti trova, inizia lo scambio dati. Okay? Quindi il cellulare vecchio, ma anche uno smartphone senza dati è uguale, perché va sempre in GSM quando chiami. Quindi tu praticamente con quello sei tranquillo, perché lui non ha la possibilità di irradiare sempre, perché non cerca le antenne. Lui in qualche modo, è l'antenna che lo tiene sotto controllo, non lui, lui non irradia. Dopo qualcuno ha detto che dopo 12 ore c'è un piccolo, ma una cavolata. Okay, quindi quelli sono i migliori, ma è come uno smartphone se tu disattivi tutto quello che è wireless, la stessa roba. Però quello lì è maggior ragione, non c'è nulla, quindi quello sei sicuro, sicuro. Altre domande? Aspetta che te la porto io, così faccio un po' di ginnastica. Che permette di cercare il telefono anche se spento, anche se scarico. E questo non lo so, però non è fatto. Però se l'hai spento, anche se spento scarico, lui dice te lo scrive, c'è solo di vai al centro che scarico, gli dice fai un attivo. Quindi lui lo cerca, cioè quindi se nella rete cerca un telefono che l'hai perso, che l'ha rubato, lo trovo. Esatto. Questo è, quindi è probabilmente quello, però sappiamo anche gli strumenti elettronici che però lo stesso anche se sì, perché c'è anche il sito di batteria che da dire che non riesci neanche a perderlo. Siamo delle misure, anche perché si è capato un certo. Bene, grazie ad Achille, Sacchi, per un applauso. Grazie ancora a tutti voi e mi auguro buon ritorno a casa.